Buonasera e benvenuti nel primo episodio del 2023 del Talking Pills Live, che quest'anno parte con probabilmente una doppia live, perché oltre questa sera dovrei esserci anche settimana prossima con una puntata dedicata a due Royal Rumble in preparazione a quella di quest'anno, che speriamo non venga distrutta dall'ennesimo McMahon di turno, dato che siamo in periodi. Ma per questa sera il nostro argomento sarà il peggio dell'anno passato, del 2022. Andremo ad analizzare tutte le stupidaggini, gli errori e molto altro. Io mi focalizzerò sulla WWE, ma adesso andrò a tirare fuori il banner, perché io non me li preparo mai. Banderini, Vanna. Il peggio del 2022, non c'è solo WWE, ma c'è anche All Elite Wrestling, e per avere una mano sull'Elite, chiedo sempre una mano a qualcuno, in questo caso al conduttore dell'All About Elite, Max Del Prete. Buonasera e grazie per essere venuto. Buonasera, figurati.
figurati, non so se dire che è un piacere, visto che si parla del peggio, quindi non so se dire è un piacere essere qua, si parla del peggio, però è sempre un piacere stare in live e parlare del nostro caro amato sport entertainment, quindi anche quando si tratta di fare valutazioni sul peggio di quello che c'è stato, di questo 2022 che ormai è in cassaforte, è già passato. E ci sono cose già invecchiate malissimo del 2022, specialmente in ambito WWE societario, sì. ne stiamo leggendo di tutti i colori, c'è di tutto. La felpa è approvata e alla prossima persona che darà una battuta pessima sulla felpa io apro l'armadio e prendo la mia maglia di Van Bommel e me la metto qua. Il conduttore approva, ragazzi. Il conduttore approva. Potremmo fare il giochino bevi per ogni volta che faremo una citazione al Milan questa sera, ma anche se non siamo molto in... è meglio questa settimana non parlarne. Sì, sì, sì. Purtroppo sì, purtroppo sì. Ci riserviamo di parlarne in futuro. Sì, riserviamo. Faremo probabilmente, prima o poi, rischiamo di fare una live dove entriamo tutti, ma non saremo obbligati a non... parlare di wrestling, devo parlare di tutto il resto. Parliamo tante cose. Dunque, iniziamo con le nostre cose brutte. Adesso metto sotto anche il bannerino. Dai, vieni a me. Io, Max, devi imparare che io ho problemi con i banner, perché ancora a live, come ti ho detto nell'anteprima, io vengo da YouTube. E YouTube, okay. Io ho quel bel tasto S e cancella, che taglia e cancella e riparti. Quindi per me fare tutta questa cosa è difficilissimo. Ti capisco, anche io inizialmente ho fatto un po' fatica con i banner, a volte ne lascio uno vecchio e parto col nuovo, si sovrappongono, ti capisco, non è semplice. È un disastro per me. Però partiamo con il peggio del 2022. Dico alla chat... a chi ci sta seguendo che alterneremo, ci sarà una cosa WWE e una cosa All Elite che verranno presentate chiaramente o da me o da Max. Se non vedete qualcosa che voi considerate il peggio di quest'anno, o deve arrivare o probabilmente non l'abbiamo citato per questioni di tempo, perché pensiamo che ci sia peggio. Dunque sì, sentitevi liberi di comunque chiederci qualsiasi cosa riguardante il peggio del 2022, quindi per favore non chiedetemi di Vince McMahon e della situazione societaria, perché è del 2023. Nel dubbio, domani Saito Slam 15:30 con Don Z, con Gabbo, col Menzo, ci sono io e si parlerà anche di quello, oppure peraltro l'All About Elite, dove non parleremo di Vince McMahon, quindi su questo ma è poco ma Khan. Sicuro di Tony Khan che... Allora, buonasera. Buon Eddie, ciao Eddie. Allora, partiamo con la Royal Rumble maschile. E qua si parte forte. Partiamo forte. Allora, la Royal Rumble maschile per me di quest'anno è stata forse la peggiore che abbia mai visto da quando ho ripreso a guardare la disciplina a TLC 2014. Senti bene, TLC 2014, perché tutti pensano che la Royal Rumble 2015 sia effettivamente la peggiore, però lì, guardando lo show da un mese, io non sapevo com'erano le storyline, com'era messo tutto, okay. Non avevo pareri, chi era face, chi era heel, non me ne fregava, iniziavo a farmi un'opinione. Quella di quest'anno è terribile, è piena di mid-card, è gestita malissimo, Shane McMahon. Su tutto. Robe atroci, bocciata tremendamente, è piena di bocce, micro bocce. Kofi Kingston che addirittura sbaglia il suo spot annuale del... però su quello consentimi, perché l'ha fatto tante di quelle volte che prima o poi doveva farla la cagata, quindi lì se la sono andati a cercare, perché lo fai ogni volta, una volta con la sedia, una volta così, prima o poi ti capita. Ci sta anche il fatto che un anno venga sbagliato, proprio sì, in chiave. Anche Mark, ci sta. Nessuno te l'ha detto di ripeterla ogni volta come se fosse... cioè, si può anche fare un'eliminazione diversa, qualcosa di diverso.
diventata anche quello abbastanza un po' stantia come act della Royal Rumble. Cioè, chi esce, ma adesso si porta anche il fatto che tu c'è il tuo compagno di stable che ti prende in braccio e ti fa riportare, cioè cose che comunque sono nate con la nuova generazione, la new wave, questa di salvare le eliminazioni, perché c'è ovviamente il detto che finché non metti tutti e due i piedi fuori sei salvo, però l'hanno un po' forse abusata sta cosa. È bello anche rimanere un po' classici ogni tanto sulle eliminazioni. Sì, ecco, tornare al classico, tipo non far vincere chiunque dal numero 1 al numero 2. Già io quest'anno sento Liv Morgan con l'uno che va a vincere quella femminile, mi piglia un coccolone a me. Su quella maschile il buon Max Isosso ha pronosticato Cody e Seth che entrano col primo e col 2 e restano fino alla fine, quindi... Ah sì, mi distrugge. Buonasera Luca, è un momento... sembrava impossibile, ma ce l'hanno fatta. E molto molto bene. Ripeto, per una Rumble gestita malissimo, e che credo che semplicemente questa Rumble da sola abbia reso l'evento Royal Rumble uno dei peggiori del 2022 della WWE. Vedo sì, che comunque erano tre: la Chamber, Elimination Chamber, Extreme Rules, quella che ho votato io più sì, avanti, sì. La vedremo. Se ricordo bene, Cheng, questa è una anche di Rumble dove non c'è stato nessun grande ritorno, grande sorpresa, non c'è stato nessun pezzo da 90, se io, che io ricordo, perché io, no, tu parlavi di TLC, io ho cominciato un attimo a seguire di nuovo i pay per view, gli eventi, si chiamano Premium Event, dopo una bella pausa con la WWE, proprio con Royal Rumble, quindi pensa che fortuna per me. E ricordo proprio di essere rimasto deluso, perché ricordo che l'ultima che poi avevo visto è stata quella in cui è tornato Edge, quindi comunque parliamo dell'ultima Royal Rumble, che è stato l'ultimo pay-per-view prima della pandemia, prima che si è cominciato poi a purtroppo a non andare più negli stadi, eccetera, eccetera. Ritrovarmi questa Royal Rumble qua, anche a me, mi lasciò molto amaro in bocca. La gestione di alcune eliminazioni e Shane McMahon che sembrava fosse tornato per essere il salvatore, doveva, forse voleva andare a WrestleMania a sfidare il titolo, poi sappiamo anche nel backstage che cosa è successo, tanto che poi da lì è stata l'ultima volta che abbiamo visto Shane poi sugli schemi WWE. C'è stata una netta frattura con Vince, con tutta la famiglia, per quello che ha fatto, diciamo, un po' di presunzione, un po' di, chiamiamola come vogliamo chiamarla, pretendeva di essere il protagonista e di ritagliarsi un ruolo importante a WrestleMania, e questa cosa, questa arroganza non è piaciuta e ha creato molti malumori nel backstage. Ricordiamolo che il giorno dopo molti wrestler non erano soddisfatti della Rumble, c'era un pessimo umore nel backstage, nel locker room, perché tutti quanti erano consapevoli di aver messo su una Royal Rumble di M. E credo che lui da quel momento sia proprio fuori, se ne ripara in sti giorni per le solite cose, però come detto non parliamo di situazioni societarie. Rispondo un secondo a Luca, bisogna chiederlo al Don Z, perché è lui che gestisce i caricamenti dei Saito Slam su Spotify. Comunque domani c'è l'episodio nuovo eventualmente. Sicuramente poi entro le 24 ore penso verrà caricato su tutti. Sì. Comunque spoiler dell'episodio scorso, io ero decimato perché ci sono stati una serie di argomenti per me uno peggiore dell'altro, ma non perché brutti, ma perché proprio vanno contro, cioè Sasha Banks e le robe economiche. Io proprio guarda, ne potevo, gli tro che escono hanno perso il match ma tornano, quindi escono rafforzati da un segmento, no, roba terribile. Ti dico, posso dire che io schippo quando io seguo SmackDown e mi piace come show, però quando ci sono loro io schippo. Ma avremo tempo di parlarne un po' più avanti durante questa live degli intro. Ok, va, non spoileriamo, don't spoiler. mi scuso per la tosse, ma purtroppo io sono mesi ormai che me la porto avanti. Non ce la faccio a parlare 10 minuti di continuo senza iniziare a tossire. Mercedes Moné, qui ci correggono dalla regia. Mercedes Moné, non Sasha Banks. Ci correggono qua.
Niente da dire sulla BMW. Sì. Ho sempre preferito l'Audi. Vabbè. No, allora, non mi rubare, io ho fatto una battuta ancora peggiore, ho detto non c'era in All Elite Wrestling perché eravamo al Kia Forum e una Mercedes non poteva entrare al Kia Forum, per questo non si è presentata. Mi hanno quindi non rubarmi le battutacce. Battutaccia. Eccoci qua. Vabbè, ecco. Primo argomento per te dal lato All Elite, che è un argomento che all'inizio, sempre detto nel pre-live, ti può sembrare strano perché per noi della WWE è il top dell'anno, invece per voi è il flop. Sì, inizialmente sembrava una soluzione che poteva andare bene per entrambe le federazioni, no? Perché la Elite Wrestling sembra che lascia andare Cody Rhodes quasi inizialmente per dire vabbè, è andato via, perché comunque era una All Elite Wrestling con la pancia piena. C'erano Danielson, c'era CM Punk, c'era MJF, c'erano un sacco comunque di player, c'era un sacco di storie, le cose andavano bene, invece poi... a lungo andare, se si guarda un attimo con un occhio un po' più lungo, alla fine questo ha rappresentato un problema, perché prima di tutto per la WWE è stato un game changer, ma un game changer serio, perché ha spostato gli equilibri, restando un po' in tema calcistico, lui sì che ha spostato gli equilibri, perché io ho cominciato a seguire la WWE e c'era uno squilibrio fortissimo tra SmackDown e Raw. Ha portato comunque a Raw quantomeno a cercare di alzare l'asticella, perché subito poi lui è diventato un punto fisso, è riuscito anche a, secondo me, a dare una nuova dimensione a personaggi come Seth Rollins, perché sono entrati in una faida fantastica e serviva come il pane, cioè già da WrestleMania a tutti i tre mesi che sono seguiti, purtroppo poi si è infortunato. Ha portato Raw ad essere quasi come la controparte SmackDown, quasi a pareggiare i conti, e poi per me, secondo me, è un punto di svolta, lo dico sempre, perché abbiamo per la prima volta, forse da quando esordivano man mano gli ex WCW, ti parlo nel 2002, per la prima volta abbiamo un lottatore che è diventato quello che è diventato in un'altra federazione e viene riproposto in WWE senza nessun repackaging, non hanno toccato una virgola. Stessa team song, e questa è già una cosa, stesso attire, stesso, diciamo, personaggio, American Nightmare, uguale, non hanno toccato una virgola, perché voi potete dirmi, anche faccio esempio di AJ Styles, comunque un po' la team song, forse è l'unica Ronda Rousey che l'hanno presa come era in UFC e l'hanno portata lì. Però sono pochissimi casi. Se guardiamo tutti gli ex TNA, gli ex Impact, tutti quanti si sono fatti il loro passaggio. NXT li hanno completamente smontati e rimontati. Lui ha solcato proprio un sentiero forte per dire adesso se venite in WWE e valete, c'è una nuova area, quindi potete, si sta bene anche in WWE. Perché, ripeto, in quel momento invece, prima di WrestleMania, c'era una situazione inversa. Sembrava che la All Elite Wrestling fosse la valle incantata, dove andare lì, guadagnare soldi, lottare poco, invece è avere libertà creativa, libertà di fare tutto. Invece in WWE invece sembrava l'inferno, ed è cambiato tutto. Le cose sono andate male in All Elite Wrestling perché è mancato Cody, i Bucks e Omega, comunque Omega era fuori per infortunio, Tony Khan è stato lasciato solo comunque di gestire e non è stato in grado di portare, diciamo, di tenere alta l'asticella. Le cose sono andate male anche perché forse Cody Rhodes non era nello spogliatoio, perché comunque era una figura importante, perché la creatura All Elite Wrestling è anche opera, perché ricordiamolo, l'Elite, Tony Khan, però chi ha lanciato il primo sassone è stato Cody Rhodes con l'evento All In. Se non ci fosse stato Cody Rhodes con quell'evento, non avremmo avuto l'Elite Wrestling. Quindi, perciò, questo secondo me è uno dei momenti peggiori per dire che da qui forse si è scaturita un po' di reazione a catena che ha portato tante cose. Infatti anche perché lui è stato il primo che ha fatto un salto contrario all'Elite WWE. Sì, in un periodo in cui davvero un'autostrada. Assolutamente sì. Dall'altra avevamo Adam Cole, CM Punk, Danielson, Aleister Black, Buddy Matthews, tutti quanti andavano, Miro, tutti. Invece lui ha fatto il procedimento inverso. E da lì si è fermata anche questo via vai di persone che volevano per forza andarsene dalla WWE. Ha rappresentato un qualcosa di epocale, secondo me. Sì. Intanto ringraziamo Cookie che si è iscritto per il 17° mese di fila. Grazie Cookie, buonasera.
E ci chiedono anche come off script se abbiamo visto il debutto di Santino Marella. Sì, sì, Director of Authority, qualcosa del genere. Era ho visto sia il segmento, l'ho visto. Mi ha fatto piacere rivederlo, perché comunque Santino Marella è un personaggio abbastanza, a noi italiani comunque è vero stereotipato, non è vero italiano, però comunque ha fatto simpatia. Io sono uno di quelli che ha vissuto live, non live che ero lì a Milano, ma ho vissuto l'episodio in diretta in Italia quando c'è stato, diciamo, il debutto, lui che veniva dal pubblico, da San Fili Calabria, che ha sconfitto Umaga. E fa piacere vederlo, perché comunque, e vederlo anche in un personaggio comunque non così carico, perché poi lui ha fatto molto, è diventato molto molto macchietta poi negli ultimi anni di WWE. Ricordiamo che lui è stato un finalista uno dei finalisti della Royal Rumble, ha quasi vinto una Royal Rumble, quindi rispetto per Santino Marella. Intanto ci chiede Eddie, come mai nessun altro per voi è passato dalla All Elite alla WWE? Per me attualmente, perché ancora il tempo non è maturo per molti nomi. Io sono convinto che col passare del tempo, adesso vediamo anche come andrà la solita situazione McMahon in company, per me più avanti, se si stabilizza, vedremo che ci sarà un mercato aperto come se fosse il calciomercato, ovvero uno va di qua, uno va di là, se non trova spazio magari va Impact, uno tenta Giappone, ci sarà un mercato un po' più omogeneo, sì. Gente che entra, gente che esce, lo rendiamo un tritello questo business. Io dico sì, adesso secondo me non è giusto fare valutazioni, perché non sono così tanti lottatori in scadenza, di quelli, diciamo, nomi caldi, perché alla fine è uscito fuori Bobby Fish alla fine non l'hanno rivoluto, Aleister Black voleva un periodo di pausa. Poi comunque c'è un'altra cosa, Cheng, da dire, che attualmente comunque a livello lavorativo, per uno che pensa soltanto agli impegni e ai soldi, la All Elite Wrestling rappresenta ancora, diciamo, una soluzione migliore, perché si lotta di meno, non ci sono house show, non ci sono live event, quindi, come dire, si pigliano comunque soldi e si lavora meno, e sappiamo tutti quanto è difficile la vita dei lottatori, che sono sempre on the road. Vediamo tutti i documentari che abbiamo visto, vediamo quanta sofferenza, quanti compleanni dei figli, Natali passati fuori casa. Allora, per esempio, stare comunque in All Elite Wrestling, comunque per tutti i problemi che ci sono, è ancora molto più allettante. Sì, per questo abbiamo l'All Elite mi sembra che giri molte meno arene, cioè sì. Si fanno meno, fa sempre le stesse, fa il Daily's Place, va su a Chicago, fa il suo show a New York, Los Angeles. Adesso sta cominciando ad allargarsi, cioè a inizio anno l'anno scorso è stato in Canada per la prima volta nel 2000, cioè dopo, dal 2019 che è nata, 2022 è nata in Canada, Los Angeles, sta cominciando ad ampliare. Però non è così on the road come fa la WWE, che davvero gira il mondo. Si parlava per quest'anno del primo tour, della prima cappatina, sì, in Europa. In Europa però non ci sono ancora, cioè l'ha annunciato prima la WWE con Money in the Bank, ma l'All Elite Wrestling non ha ancora annunciato nulla al momento. Cioè si parla che è una realtà concreta quella di poterlo fare. Va bene, andiamo avanti, torniamo alla WWE e io ho messo Extreme Rules. Fantastico. A Sento Slam, quando abbiamo fatto gli award, è stato lo show che ho votato come peggiore. Poi, prima l'abbiamo detto all'inizio, Royal Rumble, Elimination Chamber, questo. Diciamo che navigavamo comunque nella merda. Però questo per me è stato il peggiore, perché probabilmente c'è stata una serie di sfondoni clamorosi. L'opener è stato i Bruz contro l'Imperium. Io ho finito quell'incontro, io potevo chiudere e andare a dormire. Grazie. Sì, era meno di sabato, che io ricordo, Alex. Guarda, io i pay-per-view li guardo, li recupero addirittura la domenica o il lunedì. Io non li posso guardare in diretta per questioni di video. No, quantomeno non ha perso la domenica notte per vederlo, io sai. Io posso analizzarvi adesso tutti gli incontri. Liv contro Ronda è stata una sciagura, cavatemi gli occhi. C'era Ronda la svogliata, di cui parleremo dopo, una roba schifosa.
Riddle contro Seth Rollins, il main event tolta la Rumble più deludente dell'intero anno. Un volo bello, ma con l'arbitro lì, quel lottatore che è utile come un vecchietto che guarda un cantiere. Durata minima, abbastanza bloccati. Il match più noioso dell'anno, lo strap match. Bianca contro Bayley tende al trash, quindi io l'ho apprezzato, ma so che per molti di voi è stata una noia completa. Edge contro Balor, troppo lungo. Però comunque almeno questo possiamo dire che si salvava, dai, non, io l'ho visto, a me non è dispiaciuto. Finale un po' troppo melodrammatico, troppo cinematografico, sai, quelle cose anche di Bob viste, sai, no? Sai che con la povera Beth Phoenix minacciata e lui che è costretto a dire hey, quinto, un po' cinematografico, però ci sta. Però diciamo la Cheng e tutto, questo pay per view alla fine io l'ho visto soltanto perché mi interessava vedere il ritorno di Bray Wyatt, tutto il resto è totalmente dimenticabile, ecco. Assolutamente dimenticabile. Probabilmente quello che a me fa puntare ha fatto scegliere questo come peggior pay per view dell'anno, probabilmente anche il problema che ho io con questa storia di Bray Wyatt, sì. Io continuo a non capire, ma a sto giro io lo dico, il problema a sto giro sono io, non siete voi che state capendo la storyline, il problema sono io che con Gabbo ci scriviamo e Gabbo, hai capito qualcosa di sto promo? No, non ci ho capito niente, bene, neanche io, ma la gente lo continua a lodare. Ok, non stiamo capendo cos'è adesso, tipo anche l'ultimo promo. Sono io, Uncle Audi. No. Cioè, infatti pure, insomma, sono anche io spiazzato, quando ho rivisto SmackDown non ci ho capito nulla. E io speravo quantomeno che... Speravo in qualcosa tipo l'episodio di venerdì che potesse interagire, interferire un po' Alexa Bliss, perché comunque lei si è esposta molto, per cercare proprio di ravvivare anche il segmento. In questo momento per me sono due storyline che viaggiano su due rette, che una è dritta e l'altra inclinata di un grado. Prima o poi si... Però quantomeno Alexa Bliss, come dire, ti diverti a vedere quello che succede, i segmenti, lei comunque combatte, lotta. A SmackDown quei momenti invece sono molto fini a se stessi. Io spero che alla Rumble finalmente qualcosa deve scattare, perché infatti io sono contento che ci sia finalmente l'incontro. Sono contento. Cioè, lei ha debuttato a Team Rules, cioè quasi tre mesi che non è successo niente. Ha fatto un promo, ho dei problemi. Capitemi, punto, finito. No, ma su quello per me ti do ragione, assolutamente. Come fai? Io penso che difficilmente qualcuno ti possa dare torto. O perché forse non sapevano dove andare a parare, avevano altri piani, volevano fare qualche altra cosa, non lo so. Guarda, siamo partiti con la storia del... c'era un fuori dalla gimmick, disse Rotunda, proprio come lui. Ho problemi perché scrivo tante cose ma non le so gestire. E Triple H disse: cerchiamo di dargli una mano nella gestione. Non è sufficiente per me, c'è un po' troppo casino. Poi magari viene fuori un Firefly Funhouse 2.0 che io adorai ai tempi, quindi cambio completamente idea sulla storia proprio generale. Sai, pure secondo me il problema è che tu vedi Cody Rhodes è arrivato e subito di botto gli dai Seth Rollins a fare una faida. Bray Wyatt invece gli dai LA Knight, ma perché forse non avevi chi altro dargli, pure questo, cioè tu lo prendi ma non hai con chi dargli subito quella, perché tutti i grandi ritorni storia. Un diesel, no, ma tutti i grandi ritorni, i grandi debutti comunque di personaggi importanti li fai partire col botto, gli dai sempre l'avversario forte, cerchi sempre di spingere, no? Non dico che devi fare come hai fatto con Goldberg nel 2003 che gli hai dato The Rock come primo, perché poi alla fine non è servito a nulla, però comunque LA Knight, con tutto il rispetto LA Knight, cioè un po' pochino per Bray Wyatt, per come si era pompato mesi e mesi di codici, di QR code, ci aspettavo molto di più, diciamo la verità. Vabbè, comunque io per fare un piacere a tutti i fan non l'ho messo nei flop, anche se l'avrei voluto mettere, ma non è messo, quindi ne abbiamo ho lasciato parlare anche per questa cosa. Andiamo avanti con
Ecco, la censura più brutta del mondo. Ecco. Questa mi hai mandato questa foto dicendo: guarda, devo parlare di Sami sì, sì, sì. E la Conti. Sa... Sì, cioè, sì. Questa foto io ho il canale. Se fosse Zenghi e Twitch, l'avrei anche messa. Siamo solo per Investing TV. Io ho paura dei ban quando il canale sì, è mio. Quindi, onde evitare cazziatone da parte del Don Z, del prof, di chiunque, ho deciso di mettere una sana censura. Maledetto prof, che non hai una foto. Prof, maledetto Don Z, che non hai una foto in 4K. Quindi, ho dovuto fare questa bella censura. Ma hai fatto bene, perché comunque va a coprire uno spettacolo che comunque non è indecente, con tutto il rispetto. Quindi, hai fatto bene. Non è che ci. Più che il ban di Twitch l'hai fatto per noi, quindi apprezzo. Sì, questo anche questo è colpa di Cody Rhodes alla fine dell'addio di Cody Rhodes, perché si parlava che questa storyline della power couple o della couple heel che fanno un po' gli strut punti dovevano farla Cody Rhodes e Brandy e andare a feudare un po'. Invece quindi hanno messo su quest'altro act. Soltanto il fatto che Sammy Guevara e Tay Conti sono, ahimè, una coppia anche nella vita reale, quindi sono così e hanno portato questo loro essere molto estremi, con quei baci slinguazzati, così, tutto che ci hanno tormentato. Non per tante notando puntate. Un ritorno delle power couple, un po' in generale nel beat. Ma guarda, allora c'ha un po' in All Elite Wrestling un pochino sì a un certo punto, perché quando prima che Adam Cole si infortunasse lo hanno affiancato molto a Britt Baker. Per me va bene se i due personaggi hanno chimica anche davanti alle telecamere. Faccio un esempio tipo: perché non vediamo spesso Seth Rollins e Becky Lynch assieme? Perché quando stanno sul ring non hanno quella stessa chimica che magari hanno nella vita privata. Quindi secondo me io adoro le power couple. Io sono un grandissimo fan, Cheng, per esempio, del periodo di Rated Superstar di Edge e Lita. A me facevano impazzire. Erano fantastici quando entravano sul ring assieme, perché avevano un'alchimia, una chimica entrambi. Quindi io sono favorevole, ma se funzionano. Perché ci sta, vedo anche Karrion Kross, a me piace, sembra che funzioni con Scarlett, diciamo, quindi ci sta. E Rhea Dominic anche se è un po' borderline, un po' borderline. Sì, perché loro, diciamo, è un po' Lolita al contrario, no, però ci sta comunque, perché è maliziosa, è un po' piccante, però senza dartelo a vedere, che comunque... È piccante, ma perché ci sono le battute di Priest. Sì, però comunque... Potremmo andare di fuoco qualcos'altro, Priest! Però ti lasciano, come dire, riescono a stare borderline, perché delle volte sembra forse un po' troppo, perché comunque lui così, lei un po' più grande, poi invece la riportano subito invece un rapporto un po' madre figlio, sai, queste cose così. Sì, infatti leggo Eddie qui, perché il momento più alto di quel periodo da vedere fu la Sex Celebration in the Ring, dove ahimè si riuscì a vedere qualcosa, pure scappò qualcosa. Queste cose non siamo più in quegli anni. Vabbè. E niente, qui purtroppo le hanno messe assieme. La cosa brutta di questo diciamo periodo è questa foto, perché voi ahimè fortunatamente non lo vedete. Cioè il povero TNT title adagiato sul fondo schiena di Tay Conti, e quello non è stato bello, non ha fatto piacere a nessuno, ha creato molto malumore, perché il titolo TNT, che è il titolo secondario, il secondo titolo in gerarchia della All Elite Wrestling, che era il valore stato... che ha TNT dopo Harper, Uber... Sì, era arrivato comunque a livelli molto massimi, perché appunto tutta la storia di Brody Lee, l'ultimo suo titolo, la storia, diciamo, le faide con Cody Rhodes, l'ha preso Darby Allin, anche Miro è stato un onestissimo detentore, invece no, e infatti qua purtroppo questo è il fallimento rappresenta il fallimento dei titoli secondari della All Elite Wrestling, perché poi si è, c'è stato dopo questo il periodo in cui il titolo passava spesso di mano, da Scorpio Sky, Sammy Guevara lo stesso l'ha preso più volte, poi Wardlow purtroppo non ha avuto un buon regno, quindi malissimo,
E lì purtroppo, ahimè, io devo dare invece un plauso alla WWE, che complice anche il fatto che il titolo mondiale è comunque una sorta di cristalliera chiusa che non si può toccare, ha dato grandissimo risalto ai titoli secondari. Cioè il titolo United States, io sono contento che sia attualmente il titolo principale di Raw, perché ricordiamo, il titolo United States, ragazzi, è uno dei titoli più antichi e più vecchio anche del titolo WWE World Title, perché nasce alla, in linea che è l'intercontinentale. No, però la WWE considera come regni della United States anche quelli della NWA, perché nasce con la NWA, passa in WCW e poi va in WWE. Quindi conta anche il fatto che nasce come titolo NWA, è il titolo più vecchio della NWA, cioè nasce prima l'United States e poi nasce l'NWA World Title. Lo acquista la WCW, cioè se lo prende la WCW quel titolo, la NWA non lo ristabilisce. Perciò, diciamo, l'albo d'oro parte dall'NWA, da quello dell'NWA. Quindi io sono contento che a Raw, per esempio, abbia dato grande prestigio ai titoli secondari e all'United States. Cosa che invece in All Elite Wrestling con Sammy Guevara, il titolo TNT, adesso un po' con Samoa Joe, che comunque gli ha dato un po' di importanza, speriamo che con Darby Allin possa... Ok, sì, ha ragione, appunto, cioè il problema è anche quello, ci sono tantissimi titoli secondari, speriamo anche la questione Ring of Honor, noi non abbiamo voluto caricare, ma anche quello è fallimentare, perché tutti questi titoli, però dico, speriamo che con la Ring of Honor che potrebbe andare, speriamo a breve, in uno show tutto suo, e Darby Allin che possa dare vita al titolo TNT, un po' i titoli secondari possano un attimo avere la giusta importanza anche in All Elite Wrestling, cercando di vedere un po', imparare un po' dalla WWE. Ok, allora andiamo avanti, torniamo in WWE con quello che può essere è un incontro, ma io non voglio considerarlo tale, lo considero un segmento, segmento, un angle. Comunque è un match segnato come The Rock contro Rowan di WrestleMania 32, 8 secondi che rimarrà lì nella storia. Come è un match. Ed è Vince McMahon contro Pat McAfee. Proprio il segmento generale brutto. È una roba abominevole, anche del pin per una pallonata. Sì, per sì. Una pallonata, hai artificialmente creato un record imbattibile. La persona più anziana a vincere un match, credo, proprio in generale, a WrestleMania. Sì, sì. Inguardabile, eccessivamente lungo. Eccessivamente lungo, che brutta roba comunque. Diciamo che Vince qui ha fatto vedere tutto il peso dei suoi tantissimi anni. Io mi dispiace che uno come lui, che comunque è uno molto orgoglioso, molto, cioè, ha sempre tenuto anche alla sua immagine negli ultimi anni, a differenza magari degli anni passati, che si sia prestato a questa cosa, pur sapendo che non è più presentabile, cioè non è più, cioè vogliamo, allora purtroppo io quello che ricorderò sempre in questo caso qua, e forse lui già c'era riuscito, è riuscito a migliorarsi, il peggior selling di una stunner mai vista, quello è andata malissimo, perché non può più prendere niente, cioè si sbullona sopra fra qualcosa, non, per quanto lo fa, vediamo che ha un braccio clamoroso, cioè rispetto a me fa tre volte il braccio mio, sì, ma anche il mio, cioè, però dico, non lo fai, perché lui, allora, lui già in passato, quando era lui, mi ricordo quando era in forma, ha sempre cannato le stunner lui, oddio, mi ricordo una peggiore anche di sua moglie, cioè ricordo quella di Linda McMahon ancora peggio, dico, già è difficile, è anche difficile sellarle bene le stunner, perché o vai in oversell come fece Scott Hall a WrestleMania, o la cagni, ma lascia stare, inventati qualche altra cosa, oppure preparati bene, che ne so, cioè, e credo che poi alla fine quello che rimane è quello, diciamo, cioè tu ti ricordi quella stunner, forse la peggiore, il peggior selling mai visto nella storia del wrestling. Ma io, guarda, per me rimarrà un pin per una pallonata da questa distanza, sì, che il pallone non prende neanche forza. Sì, ci hanno fatto un po' di parodie con i Simpson, con Hans l'uomo talpa. Ma io ho fatto la parodia che presi il pallone, che adesso non so neanche più dove l'ho messo, cioè ho fatto così,
ho fatto partire un'esplosione di quelle atomiche. Sì. Però no, bella okay, l'entrata, bella, bella, dell'anno. Però bella l'entrata di Pat McAfee sulle note di, dei White Stripes. Dai, meno quello è stato un bel momento. La entrance di Pat McAfee con quella è stata uno dei momenti migliori. No, aspetta, c'era stato. Ho un dubbio enorme dopo. Ah, sì, vabbè. Io mi sbaglio sempre il suo ingresso con quello contro Corbin. Sbaglio sempre quelle cose. Andiamo avanti e passiamo. Fantastico. Siamo qui che in pre-live ho dovuto farmelo spiegare perché ero completamente. Io ero rimasto all'ultima Shark Cage, che era quella con Enzo Amore. Sì, sì, story. Vabbè. Ero rimasta quella. Che c'entra vabbè, qui qualcosa è... perché un segmento c'è, è quello. Sì, sì. Diciamo che c'è poco da dire, diciamo. Eravamo a Fyter Fest la seconda settimana e sapete, eravamo già su TBS, comunque TBS TNT che sono della Warner, era la settimana in cui si pubblicizzava i nuovi episodi di Shark Week, questo programma abbastanza famoso in America, ma che va anche, è anche disponibile da noi, lo danno su Discovery. La Shark Week è un evento in America super, sì. Super sì, famoso, sì, lo dico sì. Io da amante proprio di degli oceani, così. Io no, ma è capitato anche a me, a me è capitato quando stavo a New York, è capitato proprio e su ogni canale, su Sci-Fi, ogni giorno c'erano film, addirittura beccai una maratona di Sharknado, pensa un po' tu. E quindi c'era questo match tra Jericho e Eddie Kingston, era un barbed wire, e la stipulazione prevedeva che i membri della stable di Jericho fossero chiusi, prima in alto in una gabbia per squali, gabbie grescuali che adesso io conosco molto bene, che ho avuto modo di provarle e testarle nel mio viaggio in Australia, e a un certo punto Ty Conci comunque fa scendere la gabbia e deve l'altra cosa che deve aprirla, e si sta lì 10 minuti a cercare di aprire questa gabbia che non ci si riesce. Ma la cosa bella non è il Butch che non si riesce ad aprire la gabbia, che dopo un po' i membri della stable, i vari Daniel Garcia e qua, si scocciano ed escono dalla gabbia liberamente. Si accorgono che possono passare perché le gabbie sono abbastanza larghe da farli passare, quindi per dire, potevano benissimo uscire in ogni momento. Un po', ripeto, mi ha ricordato un po' quei segmenti dei film Hot Shots, i film di Leslie Nielsen, per l'altra spuntata. Sembrava proprio un momento comedy totale. E secondo me datelo a rivedere, cioè chi ha possibilità, il segmento c'è su YouTube per intero ed è qualcosa proprio di assurdo. Cioè, vedo di botch ne vediamo parecchi nel mondo del wrestling, sia in WWE che in All Elite Wrestling, ad Impact, dappertutto. Però così, cioè, se andate a vedere, cioè, vedi anche questo è uno dei, forse questo è il top del top, questo resta sicuramente negli annali. Ripeto, questo per me rimane il botch più bello, no, è il secondo botch più bello che abbiamo visto. Sì, sì. Il primo, non è questo, no. Quale? Qual è il primo? È Titus O'Neil che casca sotto al ring. Ah, vabbè. Ma poi è uscito poi da sotto al ring. È mai più uscito da sotto al ring. Sì, è uscito e Brian ne sa qualcosa. fantastico. Beh, no, io l'altro botch secondo me storico, purtroppo ahimè perché si fece male, secondo me è sempre Vince McMahon, che per entrare sul ring nella finale di Royal Rumble, quando Cena e Batista cioè come fa uno per salire sul ring, si strappa tutti, e io l'ho vista in diretta, cioè, ho detto perché, che io avevo capito che si era fatto male, e però lui con molta calma qualcosa seduto. Ah, ok, allora fate ripartire. Cioè, che assurdo. Sì, citiamo che, come diceva Venturini, sì, in Sharknado ci sono un sacco di cameo, sia di attori così, ma anche di lottatori. C'è Kurt Angle, Chris Jericho, sì. Andatelo a vedere, ragazzi, che è una bella serie, bella trash, molto trash, sono come tutti i prodotti dell'Asylum, però ci sta, andate a vedere. Possiamo andare avanti, non c'è molto da dire, ahimè, più su questa cosa. Ecco,
Andiamo avanti con tutto l'extra ring, le problematiche extra ring del 2022 WWE. Qui potevo metterci Riddle, Mandy, Vince, situazione scandali. Purtroppo sono state una cosa davvero centrale. Riddle, due sfortunato. Volte... Fortunato, sì, questo ragazzo. Volte. Anche perché prendi il trend buono finalmente con Orton. Orton che è uno che Orton fa davvero... si fa male. Poi Orton dopo... uno che accetta non solo in storyline, ma accetta davvero di lavorare con sto ragazzo perché dice: ma io mi diverto a fare queste stupidaggini. Sì, sì. E nel momento in cui doveva esserci probabilmente il turn di Riddle, perché io penso che tornava Riddle su Orton. Niente, Orton purtroppo non può più lottare e ancora non sappiamo se potrà farlo in futuro. Sì, perché c'è ancora chi parla di WrestleMania match Riddle contro Orton, ma non so se piuttosto Orton nelle notizie, poi magari fa come Adam Cole, all'improvviso torna. Riddle non so quante sono le loro. Cioè, quindi non so, che secondo me non ce la fanno, poi magari fa piacere. La rossa e la Riddle, questa è bella, vedi, non sono nulla. Mentre per Mandy ne abbiamo parlato tante volte, tanto sono cose abbastanza recenti, il contratto non ti permette di fare certe cose, comunque io il premio economia dell'anno è di Mandy, cioè... Non entrare più su un quadrato in vita tua, fai tutte le foto che vuoi, fai i soldi e non ti fai neanche male, che a lottare ci si distrugge. Stai lì a fare le foto, non entrare più sul ring, non farlo. È il discorso che facevo. Non farlo per una questione economica. Ma chapeau, è il discorso che facevo del prima dei non tutti i lottatori hanno tutta questa voglia di lasciare lo late wrestling, perché finché possono guadagnare tanto e lottare poco, ragazzi, che loro questi davvero rischiano la vita, perché tu puoi stare attento come vuoi, ma tu ti fai male. Ma vedendo i numeri, perché ho letto anche io, ho visto i numeri che fa lei, ma chi lo fa fare? Magari se vuole togliersi lo sfizio, si va a fare un giro in New Japan, si va a fare un giro in Ultimate Wrestling, dove magari, appunto, io, se non sbaglio, lì non ci sono queste, perché Tony Storm continua a stare su OnlyFans, tutti fanno le live su Twitch, c'è ogni una federazione libertà. ha le sue direttive sui contratti terzi, sì, che sono gli introiti che prendi, perché comunque te presti l'immagine che firmando tu presti le tue prestazioni, i tuoi diritti, il voto, perché comunque il nome Mandy Rose è da WWE, per questo che cambiano tutte le volte i nomi. Sì, poi comunque sappiamo quello, ma è come WWE, i contratti che c'ha con Batista che fa il va a fare la Batista che va a fare i film, un altro lottatore che va a fare i film. Chi gli dice che vuole tornare? Lui è tornato alla fine perché voleva fare l'ultima faida con Triple H, che non l'aveva fatto nel periodo del 2014 perché gli avevano cambiato i piani, mi sembra. Sì. Poi sì, non è soltanto perché la WWE è PG, no, anche perché la WWE, vai a vedere tutti i servizi fotografici che tende a fare la WWE, c'è roba ma anche abbastanza spinta, più che altro proprio la direttiva, tipo la storia di Twitch. Tipo Dakota Kai, che la seguivo, non poteva più streamare così dopo aver ripreso quando non era più sotto contratto. Adesso vedo Adam Cole, so che era uno attivissimo. Adam Cole è andato via anche per questo. Chucky, com'è che... Sì, adesso sono un pelino più tolleranti. Sì, ma anche un bel po' più tolleranti. Detto ciò, avanti... Questa foto raccoglie un po' due argomenti, sia il fallimento del sistema dei titoli ad interim, che è ridicolo. Lo detesto, non ha senso. Io avevo sempre detto che era fallimentare, infatti poi con Thunder Rosa si è rivelato tale. Fortunatamente hanno aggiustato il titolo perché hanno capito che non era possibile, perché a tuttora Thunder Rosa non è ancora rientrata.
perché i titolari di interim forse in un periodo come dire, come quello del Covid, dove tu davvero hai un match, hai la sfiga che io non posso difenderlo perché ho il Covid, vuoi metterlo comunque su, come è successo appunto con Cody Rhodes e il titolo TNT, una cosa breve può starci, ma tu dai un titolo ad interim ad una perché una si infortuna e non la rivedi già dopo 2 mesi, dopo 3 mesi, secondo me è assurdo. Hanno fatto bene quindi a togliere sta cosa, spero che non venga più riproposta, e so che dalle ultime parole dette non verrà riproposta. Sì, confermo, posso confermarlo, sì, abbastanza, diciamo, ci sta il paragone di Eddie. E hanno fatto bene non solo a rendere lineare il titolo di Jamie Hayter, ma a rendere anche lineare quello di Toni Storm, perché comunque Toni Storm era stata, quello è stata un'ingiustizia, era stata campionessa per tanti mesi a interim, aveva perso il titolo, perché poi la cosa era questa: finché tu non batti il campione di nuovo lineare, il tuo regno non viene iscritto oppure viene lasciato lì con una sorta di asterisco. E non è un... per l'albo d'oro è super complicato a livello di albo d'oro. E vedi poi che succede? Tu fai delle cagate e il karma ti punisce, perché hai avuto CM Punk che si è fatto male, Thunder Rosa che si è fatta male. Vedi, poi il karma ti punisce, perché poi vedi che va a finire. Poi, ripeto, lì approfitto per dare un altro punto basso, che è stato appunto il regno di Thunder Rosa, che è stato un regno anonimo, rappresenta proprio, come dire, è l'espressione massima, l'apice di una gestione del roster femminile che era davvero pessima. Cioè la All Elite Wrestling sul lottato femminile, sulla gestione del roster femminile è indietro anni luce, è indietro non solo alla WWE ma anche a Impact, è indietro, cioè gestiva, adesso poi è migliorata, ma gestiva le lottatrici femminili come si gestivano in WCW, in WWE, a SmackDown nel 2002, dove non c'era il titolo femminile, cioè pochi segmenti, poche apparizioni. Thunder Rosa è stata una campionessa. La Rose, che era sempre la prima contender per una nuova campionessa. Molto dimenticabile. Ma lì perché hanno provato un po' con Vicky Guerrero a cercare di fare qualcosa, di dare qualcosa. Ma non. Pessimo. È stata forse una delle campionesse più dimenticabili della storia del wrestling mondiale in generale. Quindi ripeto, io spero che questa lezione gli sia passata. Come dire, basta molto, diciamo, da insegnamento a Tony Khan, e quindi non riproponga più titoli interim, perché sono una cosa che, ripeto, potevi fare nel periodo Covid, dove ti poteva capitare la sfortuna, e gestire meglio. Lo stanno un po' facendo da Jamie Hayter in poi, sono ancora lontani dagli standard di altre compagnie, però un po' stanno migliorando, anche se la strada è ancora molto lunga. Però questo rappresenta un punto bassissimo. Titolo interim e il regno di Thunder Rosa a corredo di una gestione del roster femminile bassa. Siamo arrivati a quello che è praticamente il mio argomento forte. Ci ho fatto pure qui su Wrestling TV una live in cui con Gabbo analizzavamo tutti i rientri da quando è tornato a capo Triple H, live che andrebbe anche rifatta, perché dalla settimana dopo sono arrivati altri, credo, 6-7 atleti. Una gestione dei ritorni esagerata, troppo esagerata. Spiegami un po' la backstory, Cheng. Cioè, loro erano stati licenziati in tronco o soltanto... Non parlo tanto degli tro. In generale il discorso è, un paio d'anni fa era partito un trend che molto brutto, 2 volte all'anno e per 2 anni addirittura proprio lo stesso giorno, okay. Arrivavano dei licenziamenti a tappeto. I licenziamenti a tappeto vengono fatti per sfoltire la rosa. Eravamo arrivati a un certo punto che c'erano troppi lottatori, ma perché era figlio della politica del brand split del 2016, in cui avevi bisogno di creare 2 split quando prima era tutto easy, cioè di creare 2 SmackDown doveva essere una roba a sé stante, come continua a essere, però sì. Avevano preso addirittura troppa gente, anche da NXT c'era stato un ricambio, era venuta su, quindi
c'erano troppi. Hanno iniziato a sfoltire. Arriva l'All Elite, sfoltire. Tanto questi andavano tutti in All Elite. Ad un certo punto eravamo davvero rimasti con poca gente. Nel momento in cui è tornato Triple H, tutto il suo vecchio blocco di NXT e quelli con cui si trovava bene, gli ha chiesto di tornare. Per il discorso citato prima, so soldi, torni. Cioè, so soldi anche perché, cacchio, ritorni a lavorare per la top, la compagnia top. Il problema è che i ritorni sono stati esagerati e gestiti il più delle volte non alla perfezione. Gli troll li ho messi qui perché sono, per me, vabbè, scandalosi. Al di là dei bots inguardabili, cioè proprio una versione di Wish di quello che può essere un gli Street Profits. Cioè, JTG e Shed, un po' buon'anima. Sì, cioè, l'unico decente che avevano in Elite, cioè, non c'è più. L'unico decente, quindi è roba davvero da poco. Ma poi, per esempio, Gargano. Gargano, che poi è il nome forte di quelli che è tornato, è il nome, sì, caldo. Karrion Kross è tornato, fai da molto interessante se vinceva, ma fai da gestita male, persa male. Sì. Adesso, meno male che gli hanno leggermente cambiato il personaggio per andare contro, sì, Rey, ma gestioni davvero davvero gestite male, troppi ritorni che non sai come piazzare. Purtroppo la scrittura degli atleti è il 50% con il lottato, cioè lottato e scrittura, quindi sì, purtroppo è una delle gravissime cose che è successa durante questo periodo Triple H, che io continuo comunque a salvare pienamente, a salvare, più che positiva per me, ma molto positiva. Ci sono solo degli errorini tipo questa, dei troppi ritorni, però in generale qui ho scritto troppi ritorni, però ero contento di molti perché, sì, hanno rimpolpato specialmente categorie come quella delle donne, che aveva effettivamente bisogno di nuovi, se no oltre alle Four Horsewomen e a Bianca eravamo un po' in crisi. No, ci voleva un ricambio forte per le donne, anche perché se non avessi potuto fare comunque un War Games così avvincente, non l'avresti fatto se non, sì, ci... Se tu prendi la lista per avere una Royal Rumble non ci arrivi. No, penso ci saranno molte ex WWE, le solite Michelle McCool, molta gente, sì, di NXT, quelli ormai sono i ritorni soliti. C'è Lita, ci avremo, ecco. Ho miscliccato. C'è così, a freddo. Ho miscliccato. Spoiler. No, io, allora, a me mi stanno pure simpatici, però ti dico, ad esempio, io adoro SmackDown, è uno show che assieme a Dynamite seguo volentieri, anche se ci sono ancora dei momenti di SmackDown che io skippo. Quando sono dietro, skippo. Quando sono alcuni match, skippo. Perché, ahimè, bisogna anche dirlo, se a livello di show di intrattenimento SmackDown è un grandissimo show, a livello lottato devo dire che Dynamite ha qualcosa un po' in più. Cioè i match di Dynamite sono a livello lottato un po' di livello un po' più alto. È vero che a volte mettono su nella card match proprio senza costruzione, proprio per dare match di alta qualità. A volte, esempio, lascia stare il botch che ha fatto Top Dollar, che può succedere a tutti, però la qualità dei match è bassa. A me pure i Viking Raiders si non mi fanno di più pazzire. Ancora all'intrattenimento, di là invece si tende di più al lottato, ma loro non intrattengono nemmeno. A te li intrattengono? No, minimamente. Capito? Cioè, capito. Allora, esempio, perciò dico, perché la Bloodline funziona? Perché intrattengono, ma sanno anche lottare, lottano bene, cioè i match, io se quelli non li skippo mai, perché sono imprevedibili, sono diversi, sono, cioè, capito, riescono a essere pure molto polivalenti nel racconto dei match, perché poi lottano spesso, Usos se non lotta Semi, quindi riescono a essere sempre molto... a variare molto, quindi ripeto, loro purtroppo sarà pure il fatto che comunque anche i titoli tag sono abbastanza una chimera adesso. Sono bloccati.
Ma quindi ne parleremo quello, diciamo, del blocco dei titoli proprio avanti. Ok, okay. Quindi Max, fuoco alle polveri, preparati. Che il misclick ti ha fatto vedere qual è il prossimo argomento. CM Punk, ecco, che mangi muffin. Eccolo. Ecco. Allora, io sono contento che la lettera di ingrandimento deve andare su CM Punk, però sono contento che ci sia anche l'altro individuo, perché ripeto, tutte le cose che noi abbiamo detto e che diremo nel corso, diciamo, delle altre slide dei problemi della All Elite Wrestling sono colpa di quel ragazzo lì, di quel ragazzotto con la felpa lì a fianco. Allora, io, se penso a CM Punk, mi vengono in mente tre parole, diciamo: delusione, rimpianto e speranza. Delusione perché io l'ho sempre detto, CM Punk è uno dei miei lottatori preferiti, perché l'ultimo periodo d'oro in cui ho visto la WWE è stato proprio appunto quando CM Punk è diventato campione, perché il prodotto in quel periodo era già molto PG, molto PG, e non mi rispecchiava molto, non era, diciamo, nelle mie corde, non mi rappresentava. CM Punk invece era ancora quel personaggio che riusciva a mettere d'accordo anche noi fan di wrestling un po' più maturi, che volevamo vedere quel tipo di personaggio, un po' più di rottura, un personaggio che buca la parete, buca lo schermo, che parla al microfono con Vince McMahon e parla di contratti, di soldi, di volere privilegi, dice tante cose che di solito non si dicono. E quindi sono tornato a vedere il wrestling con la Lotte Wrestling quando sapevo che lui poteva tornare, quindi io devo tanto a lui. Ed è stato, devo essere sincero, io non voglio fare il fanboy, il suo stint in Lotte Wrestling fino a quel media scrum, fino a quando si è infortunato per la prima volta. Oggi Paolo Ascolese, che mi ha aiutato una mano a segnalare un po' le cose che non sono andate bene, saluto Paolo, ha detto è tutto nato da quell'infortunio, che poi è stato un infortunio stupido, perché lui si è lanciato dopo aver vinto il titolo a Double Nothing, partecipa a Dynamite del post pay per view, si lancia nel pubblico per fare la sua goliardata, si rompe un piede, da lì va tutto a rotoli per un infortunio stupido, dirai è meglio magari che l'infortunio sul ring, però il suo stint è stato ottimo fino a quel momento, tant'è che, non lo dico io ragazzi, la PWI 500 l'ho messo al terzo posto come miglior wrestling dell'anno, perché lui è arrivato, aveva una buona attitude, voleva fare il wrestler maturo che aiutava gli altri, facendo citazione al Milan, mi sembrava un po' quando Ibrahimovic è arrivato al Milan, mi metto a disposizione degli altri, capisco i miei limiti e cerco di far crescere gli altri. Così lui ha fatto. Ha fatto buoni match con tutti, molto partecipava nel backstage, addirittura si dice che abbia regalato delle gift card a Starbucks a tutti, ha fatto degli ottimi match. Lui non voleva essere campione, lo hanno, diciamo, Tony Khan ha detto no, devi fare il campione, vogliamo fare la Summer of Punk. Ha fatto dei buoni match, si è messo a disposizione. Poi dopo, da quell'infortunio, da questa faida extra ring con Adam Page, e con tutto quello che è uscito fuori, gli infortuni, tutto si è arrivati lì, e lui poi è anche questo. E questa è la mia delusione, perché sì, la delusione è quella, perché lui è vero va lì e dopo il match ancora col sangue al cervello e dice quello che non deve dire. Purtroppo poi c'è tutta una catena di eventi, perché c'è Tony Khan che secondo me con una intelligenza e con un altro tipo di mood avrebbe potuto pure pensare, dire forse queste conferenze post show così a caldo evitiamole, non è il caso, sapendo quello che c'era. Lui aveva già sbagliato, Tony Khan, perché Tony Khan aveva fatto già una cosa che non andava fatta. Lui appena arriva in Punk, senza che Punk glielo chiedesse, taglia fuori col Cabana, quindi è lui che comincia un attimo a metterlo in cattiva luce. E poi Elite, Kenny Omega e Young Bucks, come non hanno come dire, non sono passati oltre questa offesa, sono andati a chiedere giustizia. Anche lì secondo me potevano benissimo, cioè se ci fosse stato, dico adesso, se ci fosse stato Triple H o Miss McMahon o qualcun altro, io penso che anche Kenny Omega e Young Bucks
avrebbero agito diversamente. Il giorno dopo, il lunedì, vanno dal capo e dicono: guarda, che a me quello che ha detto CM Punk non sta bene, prendiamo provvedimenti. Invece di andarsi a fare giustizia col Far West, perciò per me sbagliano tutti, e le percentuali io le metto maggiori Tony Khan, CM Punk e poi una buona percentuale anche agli Elite. Rimpianto perché noi abbiamo potuto vedere tutta un'altra storia, perché c'erano i piani per riprendere la fight con MJF, che ricordiamo è stata la storyline con MJF, è stata votata come miglior storyline al PWI, l'abbiamo votata come anche agli Awards, c'erano tutti dei piani particolari, lui doveva essere campione, poi avrebbe passato la mano a MJF e poteva essere ancora di più, perché lui, se, nonostante tutto, ripeto, il suo stint in All Elite è stato fantastico. Speranza, perché la speranza, perché si spera sempre che l'infortunio, il tempo, l'acqua sotto i ponti che passa, cioè lui deve tornare, cioè lui non può chiudere la sua carriera nel ring così, quindi in un modo o altro deve tornare e deve pulire questa macchia. Sarà in All Elite Wrestling, sarà in un'altra parte, non lo so. Io spero che le cose possano, col tempo, possano sistemarsi. Questo è il tutto, ragazzi. Questo rappresenta uno dei punti più bassi del 2022, perché da lì poi sono successe tante cose. Sospensione a lui, sospensione anche agli Elite, e ne è stato detto tanto. E penso che più di questo non c'è da dire. Andiamo avanti torniamo alla WWE con la gestione delle damage control, che ho voluto inserire perché è allucinante. Quando crei una stable, la stable normalmente tende a... la storyline deve essere abbastanza semplice, bisogna dominare per rendere campione il capo, oppure per creare la trama Batista con l'Evolution, ovvero da sotto fare il ribaltamento del potere. La Damage Control doveva essere per me perfetta per Bayley, per farla tornare al top, per fargli fare il regno da top heel, e serviva a Dakota per avere quello che non ha mai avuto, anche se io Dakota un po' soffre rispetto alle altre, e per Yoshirai per dargli una mano, perché sappiamo che le giapponesi comunque WWE fanno sempre fatica e continueranno sempre, ma Yoshirai ha un lottato favoloso. Per me Yoshirai è la migliore dal punto di vista lottato, è la migliore lottatrice che ci sia, è clamorosa. Se guardatevi tutte le sue performance dentro i War Games, è qualcosa di pazzesco. Ha una pulizia nell'eseguire tutto quello che fa, che effettivamente è assurdo. Poche lottatrici hanno quella pulizia e quella bravura nel ring. Guarda, è pulitissima. Il problema è che le damage control arrivano, vanno lì per spaccare, ma nel momento in cui devono effettivamente rompere la vetrina, probabilmente gli si rompe la mazza e gli finisce nella testa. Finale del torneo per i titoli coppia, perdono. Bayley va 3 volte per il titolo contro Bianca e perde, e non è che perde normale, perde una volta pulito, una volta perché viene incastrata come una polla dalle scale, e una volta perde da sola contro, cioè perde in 3, perdono contro Sina Belair, che noi ormai con Massimo, Bianca, ogni volta Belair, che vediamo Bianca, noi iniziamo a fare stable perdente. Il boss del War Games è semplicemente, non era un affare, è scivolata mentre voleva andare sopra le corde. Questo è il classico errore. È passabile, quello. Non è un boss per me, è proprio un errore. Era in una transizione, stava salendo, non è che... Non è come sbagliare una mossa. Allora, la differenza tra botch e... Allora, il botch è quando tu sbagli l'esecuzione di una mossa, mentre quello lì era una sguillata, si dice da noi, la scivolata. Quindi niente, per me il Damage Control è uno dei booking più allucinanti dell'anno.
volevo mettere quello di Austin Theory, però quello di Austin Theory con il passare dei mesi, per quanto l'incasso sia anche quello uno dei segmenti più pazzi, folli, stupidi del mondo, perché è andato a incassare e a perdere per non neanche per il titolo mondiale, ma per il titolo, per il titolo degli Stati Uniti, quindi è una cosa allucinante, però adesso quando c'era un open challenge in corso, quando c'era un open challenge in corso. Però diciamo, vici tu alla fine, come dire, il fine giustifica i mezzi. Alla fine comunque, se tu volevi ottenere quel risultato e l'hai ottenuto, vabbè, cioè, ok, alla fine però l'hanno effettivamente rilanciato, quindi comunque per quanto adesso loro sono una cosa strana. C'è una stable che si è presentata che come se volesse dominare titoli di coppia e titolo femminile, e infatti bisogna arrivare a quel momento, no? Con Bayley col titolo femminile, loro due col titolo di coppia, invece una stable perdente, che poi è un po', ahimè, in questo vedo qua è successo un po' anche ai Judgment Day, un po' la stable di AJ Styles. Nessuna stable a parte, cioè con la Bloodline non c'è stata nessun'altra stable che è riuscita ad avere quel dominio. Loro potevano essere la controparte femminile da Bloodline. Sì, perché quei titoli non, come dire, sono liberi, diciamo, da... Oddio, quello femminile di Raw è in mano alla Sina, diciamo, femminile, quindi sì, li diventa un po' complesso, purtroppo. Sì, io avrei fatto una storia un po' diversa, e ne avevo parlato col prof, anche perché stavamo facendo un po' di idee per un fantabooking, eventualmente per una live futura. C'è una storyline aperta di Charlotte, mi sembra che sia l'ultima Force Women che non è stata battuta da Bianca, e quindi avrei creato un match tipo una roba streak contro qualcosa, puoi giocarti con loro, fai fatica eventualmente, un Air versus Air, considerando quella trezza io prima o poi me lo giocherei. Se Bianca decidesse in futuro di tagliarsela, no, non a zero, di tagliarla, diciamo taglio normale, di non arrivare che gli striscia per terra tipo Swiffer, però io me lo giocherei prima o poi. Hanno riproposto Charlotte in modo molto dominante, è arrivata, ha battuto subito la campionessa, anche in un title versus title con lei che vince tutti e due i titoli. Non la vedrei male, cioè sinceramente. C'è un buco nero. Torniamo, ecco, mi hai messo il sistema ranking. Non so se intendevi proprio questo, perché mi avevi scritto gli FTR e il sistema ranking. Sì, vabbè, diciamo che gli FTR, per esempio, racchiudono, era sempre per cercare di prendere due argomenti o tre argomenti o tre diciamo, cercare di accorpare più problematiche con una sola schermata. Il sistema di ranking, come un po' l'interim ranking soprattutto, credo sia un abominio, una cosa assurda. E la prima cosa che mi ha fatto davvero storcere il naso quando ho cominciato a seguire la All Elite Wrestling, cioè per me un sistema di rankings in un prodotto come quello del wrestling, che sia uno sport, ma è uno sport entertainment, lo sappiamo tutti ragazzi, è prestabilito, sì, è assurdo, cioè non siamo in UFC, non siamo nell'MMA. E quindi poi dopo alla fine anche questo si è ritorto contro, perché poi quando dovevi un attimo cercare di bucare qualcosa di serio e avevi bisogno della storyline di mandare semplicemente tizio contro Kai, dovevi inventarti quel tizio determinato, doveva cominciare a fare match su match perché dovevi farlo salire nel ranking. Poi c'era gente semi sconosciuta che a Dark Elevation, che io nemmeno seguo, vinceva match su match e quindi saliva gente sconosciuta, cioè non capì perché era alta nel ranking. Gli FTR, per esempio, che per tutto il 2022, mi piaceva notare Paolo, sono stati primi nel ranking, che hanno vinto tutti di più, non andavano mai poi per il titolo, perché poi hanno cominciato a ragionare secondo piani di booking, cioè mandare chi doveva essere mandato, e chi poi era primo nei ranking veniva messo fuori gioco. Penso che siamo arrivati alla fine, al collasso, al fallimento, perché comunque i ranking fortunatamente non sono più attivi o aggiornati da agosto dell'anno scorso. Loro l'hanno, Tony Khan lo ha detto chiaramente, cioè non ha detto proprio chiaramente che
ha fatto capire che forse hanno messi solo da parte, ma io penso e spero che si siano diciamo resi conto che questo è un sistema fallimentare. Io sono pensato che la All Elite Wrestling mancano due cose fondamentali: uno, appunto, che ci sia un authority figure che possa effettivamente decidere, bucare, annunciare i match, annunciare le faide, perché è funzionale per questo authority figure. Hai bisogno un attimo di dare enfasi a una faida, un match, lo fai decidere a un authority figure. Invece i match vengono spesso annunciati così al tavolo di commento. C'è Excalibur che dice: ok, Tony Khan ha annunciato che avremo il match titolato. Invece non puoi, devi dargli un po' di enfasi, devi creare un po' di quel quid in più che ti può servire con un authority figure che può anche far nascere e scattare delle faide interessanti senza grossi problemi. Me ne lamento in WWE, nonostante ci sia Pierce che comunque cerca di... Se io comunque sì, me ne lamento, perché ci sono un po' troppi buchi logici. Sì, però ripeto, ovviamente se sfruttato bene ti può essere utile, perché comunque io sono figlio di un periodo in cui seguiva la WWE, in cui c'erano i general manager, c'erano i commissioner, erano molto presenti, c'era addirittura la faida tra i general manager, tra Stephanie McMahon a SmackDown e Bischoff a Raw, che si cercavano di rubarsi gli atleti. Perciò dico, invece, secondo me fu gestito bene, con la giusta parsimonia, secondo me il giusto equilibrio, funzionano. E a quello manca, e hanno questo brobbio dei rankings, fortunatamente, forse ce lo siamo tolti dalle scatole, e speriamo, sì, come dice Adam Cole, però alla fine se ne sono resi conto, perché hanno cominciato a non considerarlo più, cioè tipo adesso Danielson sarà lui lo sfidante per il titolo, ma non Danielson, non è che Danielson è costretto ad essere primo nel ranking e quindi andare a fare 15-20 match alla volta, ben venga, diciamo, però questo rappresenta, soprattutto l'anno scorso è stato un grosso problema, un altro dei punti più bassi del 2022. Speriamo di essercelo messo davvero alle spalle. No, sai, anche perché col fatto che tutti i match comunque fatti in federazione lì hanno lo stesso valore 1, come hai detto te, chi lottava a Dark Elevation tutte le settimane, che sono match, sì, da c'hanno una media da 2 minuti, 5 minuti con gli incontri, una roba veloce, quando tutte le volte io Dark, purtroppo i Dark, io purtroppo sono show che sono, cioè io ho guardato giusto quando lottava di 3, signori, come fai in un'ora e mezza avere 18 incontri? C'è stato un momento li sponsorizzano 18 incontri gratis per voi su YouTube, cazzo, 2 minuti, cioè durano più. Ma io te l'avrei messa anche come slide, anche ma che senso ha avere Dark Elevation? Dark Elevation è inutile, mi piace l'idea di avere comunque dei match gratuiti dentro, però magari fai 4 incontri. Ma chi lo fa? Dai, cioè, dai del tempo, fai una specie come era una volta un come si chiamava? Velocity e Heat. Sì. Velocity, puoi fare quello così. È appunto, inutile, allora, sì. Perché, ma se ecco roba calcistica. Il regolamento delle classifiche FIFA, sì, delle nazionali, con la punti, sì, che se tu sì, vinci un incontro che è un amichevole vale per 0,25, sì, molto meno di un match, e se è una Nations League per 0,50, se è una partita nel campionato del mondo vale per 1, se sei contro uno che nella top 10 del ranking fai 1 per 1,5, se sei contro l'Honduras che non vale niente, San Marino vale per 0 punto qualcosa, quindi il ranking poteva essere gestito meglio. O metti che valgono solo i match di Dynamite e Rampage, anche forse era la cosa migliore, però ripeto è fallimentare, come vedo anche per me e gli show questi qua Dark Elevation. Fai uno solo, ma farlo come sempre con l'imposizione di uno show televisivo, come appunto era Velocity, dove avevi un match alla fine. Io lo ricordo perché Velocity, per chi un po' più vecchietto come me, è stato il primo show da WWE ad andare in chiaro su Italia 1. Prima di SmackDown i Mediaset presi i diritti per Velocity e ne vedevamo alla fine un solo match, molti segmenti di SmackDown, molti replay. Quello era, cioè metti magari che un po' più fruibile, 1-2 match, un po' di segmenti, cioè lo rendi uno show vero e proprio, minore, oppure ripeto
fai proprio uno show, diciamo, alla NXT, dove fai, dai spazio ai giovani, ma comunque costruisci delle storyline, costruisci dei, fai delle fai degli angle, non un'ora dove butti tutti questi match così come se fosse quei DVD dei, non dai dei, neanche dei tempo indie. Non dai neanche tempo al lottatore di mostrarsi, no, cioè, è una cazzara. Sì, bello il commento di Dan Peterson, ragazzi, c'era Dan Peterson prima di Ciccio Valenti e Recalcati, c'era Peterson a doppiare, a fare il commento di Velocity e anche un po' di SmackDown. Allora, andiamo avanti, abbiamo l'unificazione dei titoli. Sì, col braccio gli faceva male, ha fatto anche fatica ad alzarle tutte e due le braccia. Allora, l'unificazione dei titoli è una cosa che mi è stata votata dalla maggior parte dei fan miei su Instagram, perché io tutte le cose che ho messo, tolte un paio, tipo Extreme Rules, sono arrivate da un post sulla mia pagina, da una storia sulla mia pagina Instagram, vi ricordo, mi trovate con Everest in Peace, adesso devo modificare. Hai tastato anche un po' il pubblico, diciamo, queste sì, Vox sì, Populi, e Vox sì, Populi sì, questa... Diciamo... E l'unificazione dei titoli, probabilmente, io lo dico perché il tuo omonimo Maxi Sosom l'ha messa come alla top one delle sue cagate del 2022, l'unificazione dei titoli, e ci può stare, perché l'unificazione del non solo dei titoli mondiali ma dei titoli tag ha creato un imbuto che non finisce più, proprio gioco la guerra, come ho detto a Saito Slam settimana scorsa. Se prima avevi, partendo dal basso, avevi questa piramide che finiva un po' più a trapezio, perché comunque avevi due variabili, una per roster, qui adesso hai addirittura uno step sopra, finisce proprio a punta, e quella punta è di diamante che tu la muove, ma manco se gli tiri le sciopettate. Non ce la faranno mai, anche a livello di storyline, è difficile buttare giù uno come Roman, trovare un modo utile. Io la mia pazzia a livello di fantabooking l'ho detta qualche settimana fa, fare un triple threat a WrestleMania con Rollins, Cody e lui, e fare come lui pinnò due persone insieme con Danielson ed Edge, che lui venga pinnato da due persone dopo un bel overbooking dove c'erano nel mezzo anche tutta la bloodline e un casino deve venire fuori con Sami Zayn nel mezzo che ormai è già inciucciato con Owens, deve venire fuori, si comincia a vedere qualcosa finalmente, si comincia a vedere qualcosa finalmente. No, io la mia idea di fantabooking è molto più vicina a quella appunto di Maxi Sosom, che secondo me alla fine Se fanno vincere Cody Rhodes alla Rumble e mandano Cody Rhodes contro Roman Reigns e fanno vincere Cody Rhodes anche abbastanza pulito, però mi aspetto overbooking anche lì, ci sta, perché comunque se costruiscono bene la faida col fatto che comunque Cody Rhodes è arrivato, ha battuto tre volte Seth Rollins e ha vinto nella Cell con un braccio così, comunque ti presentano un Cody Rhodes che è bello forte, cioè comunque lo hanno e per me ci sta. E però ti dico la mia, a me questa questo aver accentrato tutti i titoli alla Bloodline comunque ha contribuito a renderli davvero qualcosa di, cioè mai fino ad ora la WWE ha reso così intoccabile una stable o un personaggio. Anche con l'Evolution, comunque, quando hanno avuto tutti i titoli, la stable, non è durata tantissimo. Anche Triple H, dopo un po', perché dovevano appunto lanciare Randy Orton, lanciare Batista, qui no, non devono lanciare nessuno. Qui non c'è nessuno da lanciare della stable, perché gli Usos rimarranno sempre gli Usos, solo Sikoa forse potrebbe prima o poi, però lì hanno lui, anche perché hanno lui, cioè dopo lui... Ripeto, adesso torna Cody Rhodes, cioè se tu prima di WrestleMania toglievi le cinture a Roman Reigns, che facevi?
per me hanno fatto bene, secondo me, e hanno reso ancora più la lore, questa aurea di potenza, che diventerà ancora più, cioè il castello, quando poi crollerà, sarà ancora più fragorosa la caduta. Più grosso sei, più mota fai. Sì, secondo me, cioè, sarà, non dico sarà scioccante come Undertaker che perde contro Brock Lesnar, ma secondo me... Magari poi perché facciamo... quello era appena aspettato, qui ce lo stiamo aspettando, perché il problema è che, ok, effettivamente, come dici, aver accentrato tutto su di loro è effettivamente proprio, ti sfrutto il nome della stable, Pinnacle, proprio è il top, sì, che potevi dare, proprio sì. Sta, lui è il personaggio, loro sono il centro, è quello lì. Però è da troppo tempo ormai che stiamo andando avanti e abbiamo quasi perso 8 mesi perché stiamo aspettando WrestleMania, questa è una cosa obbligatoria per WrestleMania, e vedremo come poi si svilupperà. Ancora c'è chi crede a numero 30, a The Rock, e in quel caso a WrestleMania vuol dire che ancora non viene battuto Roman, quindi... Ma potrebbe accadere, cioè potrebbero anche fare il fatto che tutti si aspettano che lui perda, ma poi rimaniamo con la bocca aperta per chi invece non perde. Sì. Cioè, niente, però secondo me... diciamo, è stato il flop più votato dalla parte dei fan, che però ha un pro, perché chiaramente sì, fa parte. Secondo me, perché ripeto, è diventato, non avrebbe avuto quella, cioè adesso davvero quando lui appare a SmackDown o Centellinato. Ho messo questa foto perché per me è perfetta. Sì, sì. È la God Mode. Sì, 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 sì. Infatti, anzi, proprio la sua entrata si chiama la God Mode Entrance. È la mod su WWE 2K19 per poter farlo entrare così, si chiama la God Mode Entrance. Ma te per battere una persona del genere, cioè in storyline devi avere una protezione tipo di qualche santo, tipo questo, San Ginder del Bulldog. Sembra un santino in questa foto. È un santino, è San Ginder dal Punjab. San Ginder dal Punjab con la che ha la forza di Great Khali e tutti e San Ginder è il nostro condottiero, poi cioè, pensa che tu ti rendi conto, lui è campione di WWE ma gente come Dusty Rhodes e Roddy Piper non sono mai diventati campioni di WWE, cioè ti rendi conto? That's a fact. Comunque sono contentissimo, certo, perché adesso è tornato ad NXT e finalmente chiuderemo la storyline che è partita nel 2014 quando Seth Rollins ci ha battuto in finale. Ci andiamo a riprendere tutto quello che era nostro. Sì, alla gomorra, la gente stava a stare. Batteremo noi Breaker. Ce l'abbiamo tutto quello che è nostro, ce la pigliamo. Ci ripigliamo tutto. Ricordiamo che è campione degli Stati Uniti, uno dei più grandi campioni 24/7, il campione WWE, cioè, campione WWE, ragazzi, cioè, mica pizze fighe. Lo spreco dei talenti dell'All Elite. Sì, sì. E questa è un'altra nota dolente del 2022, cioè si è... nel 2022 è stata molto enfatizzata, perché anche il fatto che non solo lo spreco, perché lo spreco dice ok, magari io li vedo a Rampage, a Dynamite, li vedo perdere, li vedo in angle stupidi, li vedo in storyline brutte. Qui abbiamo casi in cui i lottatori non si vedono proprio. Cioè Miro, che comunque penso sia l'emblema, perché credo che sia un signor lottatore, ha avuto un ottimo regno anche da campione TNT. Ne potrebbe essere però... il secondo salto di là, Però ripeto, non lo vedi più, non c'è. Lui adesso attualmente è non è infortunato, può lottare, quindi semplicemente non hanno piani per lui. Un altro, se non sbaglio, è Scorpio Sky, un altro che adesso è rientrato dall'infortunio e non lo vediamo. Hanno sprecato tanto. Sono arrivati a un certo punto, ho cominciato a prendere un sacco di quella gente che non sapevano cosa farne. Infatti, per esempio, molti erano contrari. Fortuna che hanno messo Swerve e Kit Lee in coppia e gli hanno dato i titoli di coppia, perché se no Swerve e Kit Lee
potevano andare incontro allo stesso destino. Invece, fortunatamente, con quella tag team hanno fatto una cosa giusta. Alla fine Swerve e Keith Lee comunque nel loro piccolo, Swerve soprattutto, si sono ritagliati in un monospazio, però per molti altri nulla. Anche Wardlow alla fine, per esempio, dopo una grossa faida con MJF, titolo TNT, non è stato gestito bene, quindi spreco dei talenti, talenti che sono sotto contratto, ma non si sa che fine hanno fatto. Vedo Miro è l'emblema, ragazzi, non si sa. È vero, come dicono in chat, troppa gente, meglio che rimane lo sgabuzzino. Sto contando le persone sotto contratto, atleti maschili, sono già a 100. No, ma sono tantissimi, ragazzi. E poi magari vedi gente andare anche per il titolo, che dici, ma questo, io a volte dico con Paolo, ma questo che è andato per il titolo TNT, non ricordo chi era andato, ma se vado sul main roster, parlo della pagina del sito, lo trovo lì nel main roster. Cioè, a volte poi, perché poi c'è questa, ripeto, c'è ancora questa ideologia, questa politica quasi sempre da indies, che l'importante è mettere su match importanti, perché poi comunque loro hanno pochi pay per view, quindi gli show settimanali hanno grande importanza, perché poi loro comunque sono su TNT, su TBS, la Warner pretende tanto e mettono su questi super meccioni. Però sì, beh, come dice anche il commento qua di Crystal DJ, sì, io la speranza mia è che si faccia questo benedetto show della Ring of Honor e ripeto, la Ring of Honor diventi un po' l'NXT appunto della vedi, questo dicevo io, ma non è la prima volta che vedi atleti che vanno contro il titolo, vanno per il titolo TNT, che è il tuo titolo secondario più importante, ma non sono nemmeno nel roster, cose che non accadono. L'Elite ha una specie di contratto a gettone. Sì, però cioè molte così dal nulla chiama la gente, gli fa fare un match e gli dice ok, vieni 5 volte per fare la tua faidina, se ci vai bene ti teniamo, intanto beccati sto contratto 5 gettoni e ti paghiamo, però poi vedi, no, però 3.000 euro a volta. Ma da qui a mandarlo all'improvviso per il titolo non ha senso. È un ragionamento molto da indie, molto dalla Ring of Honor di anni fa, che tu dovevi fare il super show, cose non accadono in WWE, ma nemmeno a Impact accadono. Perciò ripeto, provano a buttare gente nel mucchione a vedere questo va bene, lo teniamo, questo poi, non va bene. Poi i match sono bellissimi, cioè ci sono stati match fantastici, Jericho contro Ishii, anche l'ultimo match contro di Danielson contro Takeshita. Cioè, poi fanno dei match fantastici nel loro stato. Quindi, se il loro obiettivo è mettere su il miglior spettacolo possibile per quanto riguarda il lottato, va bene, però tu comunque. Tu ragioni e sei come una major, devi ragionare come una major, quindi devi cominciare a fare le cose diversamente, tra cui anche non sprecare i talenti, perché ripeto, Miro sono mesi e mesi che non si vede, e ripeto, non è infortunato, non è nulla, però non si capisce perché. Questo, ripeto, è soltanto l'esempio, è solo l'emblema, si possono citare tantissimi casi. Torniamo alla corte dei McMahon con Ronda la svogliata Rosy. Votata da me peggior atleta femminile del 2022. Inspiegabile il suo stinto. Non ha minimamente senso. Abbiamo visto appunto con la storia del rientro di Charlotte che probabilmente lei si era freddata talmente tanto che ha fatto completamente saltare il suo piano per WrestleMania. Signori, stiamo parlando di Ronda, quella che è stata capace da sola a rendere possibile una cosa incredibile, le donne a fare un main, cioè ha reso possibile il main event di WrestleMania per le donne. Sì, non era per lei, Charlotte e Becky potevano menarsi quanto volevano, non ce l'avrebbero mai fatta. Questa è Ronda, cioè la baddest woman on the planet, e niente, questa ha fatto due fide. Allora, faida con Liv tremenda. Mamma tremenda. Poi venivamo da Liv, che io l'ho detto mille volte. Liv, purtroppo, nel momento in cui ha vinto il titolo, non gli hanno fatto fare lo switch di cattiveria che doveva fare.
l'aveva fatto di frustrazione classica da, che doveva avere, diciamo. Sembrava altro che era babyface in pericolo col campione, vinceva di scappuccio come peggiori heel, quindi roba scandalosa. Anche il match dove ha vinto il titolo Ronda, assolutamente niente, una roba bruttissima. Fai di intermedia con Sciozzi, anche quello, cioè nel match doveva sellare lo spot proprio quello fuori. Qui non sono tanto d'accordo, infatti, lo sai, vedo un po' di disaccordo. Dicono che Liv era quella terribile nella faida, a qualcuno è piaciuta. Io sono sulla tua entrambe linea. Per me completamente entrambe, sì completamente entrambe, perché Ronda nell'ultimo anno ha avuto questo personaggio di sono face ma sono troppo forte, quindi sono il non si è capita. E comunque, raga, guardatevi promo passeggini Natalia, passeggini, se dico sento a Firenze un urlo che dice no, c'è Massi che sta steccando in 45 lingue del mondo che non ne può più. Quando siamo andati a vedere c'era pure online, volevate il passeggino del promo con Natalia che se lo lanciavano, era anche in vendita sul sito delle aste WWE, pazzi, cacchio se l'hai comprato. Occhio lì campionessa, perché detto inizio live mi sa che qua ce la gettano col numero uno ad inizio live, rischia. Io non sono così cattivo come Adam Cole, cioè capisco che non è il massimo la faida con Ronda, anche, però non sono così cattivo con Liv che dico che non è credibile come campionessa. Secondo me lei è un personaggio che comunque ci sta. Ma adesso la stanno riprovando. Sì, però dico, come abbiamo visto Cheng, tu segui la WWE forse da più tempo di me, abbiamo visto campionesse peggiori o campioni peggiori o meno, cioè io non penso che Liv... Chiedi un po' la persona sbagliata, perché io il regno di Liv l'ho blastato. Non lo so, io parlo come personaggio, ho visto di peggio secondo me anche in passato. Ma io allora continuo a vedere attualmente cose peggiori. Lacey Evans, ciao. Aliyah, ciao. Vedo cose estremamente peggiori. A SmackDown c'è una situazione femminile pure lì. Mamma, cioè, effettivamente c'è. E lei purtroppo è una cosa sprecata. Mi ha ricordato un po' CM Punk, cioè tu torni prima di WrestleMania, vinci la Rumble, puoi essere davvero il contraltare di Roman Reigns, cioè quella proprio che domina e rompe i culi a tutti. A un certo punto da sola, senza motivo, ha deciso no, mi sono scocciato, oppure cioè non si capisce perché. Poteva davvero avere tutto, cioè tutta la categoria, il roster femminile ai suoi piedi. Ha deciso invece di... Niente, si è scocciata, non si capisce. Non voglia, davvero, come prima l'ho letto, voleva, come se davvero, voleva fare solo il match con Becky e il resto non gli interessava niente. Il problema è che, brava, ti sei raffreddata talmente tanto che ti abbiamo rigettato noi fan e sei Ronda. Pensa che lavoro. Potevi fare un discorso a gettone come un The Rock, come un Cena, come un Batista, ti fai la tua fight e te ne vai fuori dalle scatole. Perché hai fatto un contratto invece da full timer? È stata talmente scarsa in questa sua run che non mi ha fatto. Non mi sono incazzato al ritorno di Charlotte. Perché ero più contento di vedere lei perdere il titolo che di un altro regno di Charlotte. Ho detto: non mi interessa se ne fa un'altra, non mi interessa. Vabbè, io poi Charlotte a me piace, io sono fan di Charlotte, di Becky, sono quelle che preferisco di più in WWE, quindi ero contentissimo. Me lo sono spoilerato perché mi pare che tipo avevo visto una storia di Rachele prima. Pure io. Ma perché purtroppo io lo guardo la mattina, c'ho su Discovery, però sai, non riesco mai a guardarlo tutto subito, perché poi il sabato mattina tra una cosa e un'altra. Però sono stato contentissimo perché comunque Charlotte o il Don Z che se non mi spoilerò nelle anteprime di Saito Slam non è contento, ma ho spoilerato tante di quelle cose che guarda, credo che ci siano le clip piene, se andate nella sezione clip qua sopra Novesti TV è pieno. È complicato oggigiorno, quando la seguivo io era molto più semplice non beccarsi gli spoiler, e molte volte guarda, quando mi metto la mattina dopo a guardare gli eventi, io prendo
Adesso l'ho lasciato di là. Comunque qui c'ho sempre agganciato il borsello del lavoro. Io prendo il telefono, lo butto nel borsello. Sì, sì. L'ho fatto... però è difficile, infatti per questo riesco, faccio, cerco di fare lo sforzo di vedere alcuni eventi, tipo WrestleMania la prima notte io l'ho vista tutta in diretta, avevo sonno, ero pieno così, però non volevo farmi spoilerare il ritorno di Cody da qualcuno, quindi o altre cose, quindi però eccolo lui. Io per WrestleMania ho preso direttamente le ferie, quindi sono andato a dormire, mi sono svegliato alle 7 e ho iniziato a guardarla. Anche la Rumble è di sabato, Cheng? Sì, sabato. Sì. Ah, no. Io penso che quella la vedrò in diretta. O quantomeno mi collegherò forse. Tipo, dormo e mi collego alla... Quindi, sì. Io da quando ci sono i pay-per-view il sabato sera, qual è il mio problema? Che il sabato sera, quando parte il kick-off, voi tutti qui. Io il sabato sera. Bravo. Sì, vai, al kick-off stai... Cioè, al Cocorico, al Peter Pan, ecco vi ricordo che la mia zona, io essendo di Rimini, che sabato sera se non vai forza Coco, Riccione, forza Riccione, se non vai al Coco, se non vai da qualche zona qui è... Rimini, forza Riccione. Io sono purtroppo io sono un pro Riccione, quindi ho fatto 15 anni di fila in vacanza a Riccione. Io sono un Riccione. Io però posso dire di aver giocato dentro lo stadio del Riccione. Ci ho giocato giocato dentro contro. Ma qual è che è arrivata in Serie B che ha giocato contro la Juve? Rimini o Riccione? Rimini. 1-1 prima giornata d'andata. 1-1. Piena d'andata di Serie B con la Juve e Rimini. Fantastico, sotto il sole. 1-1, mamma mia. Sì, infatti pensavamo... Se non sono mai andato a vedere Rimini, sono andato solo a vedere una partita del Cesena io. Però vedi, tu torni in tempo per il main event, perché alle 4 alle 5 parte il main event di un pay-per-view, giusto? A che ora torni? Ah, alle 4 alle 5 sono ancora per strada, perché c'è ancora nel meglio. Alle 6, al massimo se stai a mangiare l'hot dog o la piada di fine serata. Il kebabaro di fiducia fuori dal kebabaro. Fuori dal pita c'è un kebabaro. Kebabaro, vabbè. La piede la mangerai sempre, quindi la piede. Vabbè. Eccolo, il mio nemico, la mia nemesi. Il giurato, Tonino Canino, come dice Raffaele. Sì, il pollo gigante di Peter Griffin, lui è il mio nemico giurato. sì, perché ho chiesto a Cheng di chiudere con la sua foto, perché molte delle cose che abbiamo detto, i rankings, i titoli ad interim, la gestione femminile, CM Punk, il brawlout, molte di queste cose è il responsabile principale è quest'uomo qua che vedete, questo ragazzo che secondo me lui ha fatto una grande cosa, perché comunque ricordiamo, lui, la famiglia Khan comunque ripeto, hanno una franchigia in NFL, hanno una squadra di calcio, cioè sono gente che sa fare, comunque sa stare nel mondo economico, si investono nello sport. Comunque ragazzi, hanno dato tanto al business wrestling, perché oggi tante cose belle anche in WWE le vediamo, perché è tornata una sana e buona concorrenza, perché la concorrenza fa bene al business, perché poi c'è un appiattimento, no? Quando la TNA è uscita completamente dai radar non è stato un periodo bello, perché fortunatamente poi da lì c'è stata la New Japan Pro Wrestling che ha preso un po' quel posto, e quindi sono viste delle belle cose, sono arrivati dei talenti da una parte e dall'altra, la concorrenza fa bene, quindi lui è sempre rimasta troppo lontana, anche in quei due anni dove l'ho seguita, quindi parliamo dal primo match bello tra... Però è arrivata ad essere la seconda. È arrivata ad essere la seconda in classifica. Sì, però classifica delle major, è difficile da seguire. È molto difficile, perché ha la concezione come in America. Lì ci sono i Road 2 e i Road 2 sono... È come se in WWE ci fossero, o in All Elite. Live event, pay per view. Live event, show dell'anniversario, live event. Anche lì, per esempio, lì funziona tipo a Wrestle Kingdom, molti match vengono messi su così dal nulla,
perché devono pompare quella card, no? Abbiamo visto quest'anno Wrestle Kingdom, e... però ripeto, tornando a Tony Khan, lui ha fatto tante cose belle, però poi ha... c'è stata una fase iniziale della Elite Wrestling dove a decidere un po' le scelte di booking erano gli executive producer, ovvero Cody Rhodes, gli Elite, Young Bucks, quindi Kenny Omega, eccetera, eccetera. Purtroppo c'è stato un momento in cui ci sono stati alcuni momenti in cui ci sono create un po' di problematiche grosse quando a decidere erano loro, perché magari non ci si metteva d'accordo, si creavano, hanno creato un po' di disagi, e Tony Khan ha deciso di qua comando io, voi non riuscite a mettervi d'accordo, gestisco tutto io, faccio il booker, faccio io tutto, sono appunto il presidente, il general manager. Alcune cose sono andate bene perché c'è stato un po' più di linearità, però poi vedi, quando il boss, come dico sempre, il boss, il capo, come in tutte le cose, si vede quanto vali nei momenti di difficoltà, nella gestione delle crisi. Secondo me lui non ha mai avuto lo spessore per gestire le problematiche, perché a parte CM Punk, il Brawlout, noi abbiamo anche la questione Andrade, Sammy Guevara, Eddie Kingston, c'è parecchia gente che ha avuto problemi nel locker room. Sì, Cody Rhodes, diciamo in maniera molto gentile, dice che se n'è andato perché lui voleva appunto, aveva come se si fosse esaurito il suo percorso, voleva andare oltre e c'era sempre quel desiderio di portare la cintura, eccetera, eccetera. Però se n'è andato anche perché qualcosa aveva, effettivamente, come dice Chris Ian, aveva fiutato, no? Lui non si è mostrato un ottimo, diciamo, boss, nel senso che non ha saputo gestire tante criticità. Dopo il Brawlout sembra che abbia assorbito un po' di lezioni e che voglia fare qualcosa, abbia messo un po' di gente a decidere, comunque si è affidato un po' a Jericho, si è affidato a Moxley, Jeff Jarrett che è arrivato dovrebbe dare una grossa mano anche con i live event. Sembra che voglia quindi affidarsi un po' a gente che quantomeno in un locker room sa stare e che se c'è una problematica può gestirla, perché lo stesso Vince McMahon, ragazzi, ha sempre avuto un sacco di persone di spalle per gestire, sì, il suo entourage. Jim Ross per tanti anni è stato lui che ha gestito tutte le crisi con i talenti, no? John Laurinaitis, ne ha avuti tantissimi, perciò dico, e Vince è uno che comunque ha fatto la gavetta presto, ragazzi. Vince è uno con due attributi così, e purtroppo adesso ormai è fatto all'età che ha, però è uno che eppure si affidava a tante persone per gestire al meglio una compagnia che comunque negli anni dura ancora, ha avuto delle problematiche, ci sono problemi di backstage, abbiamo citato prima, però riescono sempre ad assorbirli nel miglior modo possibile. Con Tony Khan non si è riusciti, si sta provando a ripartire, hanno messo un po' di pezze, a molti non piace il fatto che Elite alla fine poi siano tornati e abbiano addirittura avuto le cinture, però lì secondo me poi non avevano chance. Vedremo se il 2023, a fine 2023 faremo un bilancio e potrò dire che Tony Khan si è mostrato comunque un proprietario, un capo, diciamo, migliore, si è cresciuto, abbia preso comunque quello che è successo come crescita. Però ahimè, per lui secondo me il 2022 è stato un anno pessimo. E arriviamo all'ultimo capitolo, e che ho voluto lasciare in fondo perché per me è il tremendo. L'ho utilizzato anche come sfondo nel post in cui annunciavo la diretta. L'ho detto prima, non ho inserito la gestione Theory perché alla fine, ok, il segmento era scandaloso. Qui ci sono dei pronostici, però, ok, ci sono dei pronostici nella sua sala. Non è Bray Wyatt, mi piacerebbe aspettare per vedere se la chat ci azzecca. Chat, sembra che manchi qualcosa in WWE. Abbiamo un minutino, 30 secondi, vediamo se qualcuno... No, i troppi ritorni li abbiamo già detti. Qualcosa che è accaduto alla fine di un evento. Allora, ragazzi, chi indovina vince una serata al Peter Pan, al Cocorico con Cheng, sabato della Royal Rumble.
Te li porti con te a ballare, allora mi dispiace. Te li porti con te. E il karaoke di Clash of the Castle. Vabbè, dai, perdere non era abbastanza, bisogna anche demolirci l'anima. Mi viene in mente una battuta di un comico napoletano che però era anche a Zelig, che diceva: a domande non è chi è, a domande perché. No, non è chi è, domanda è perché. No, questo non è perdere con stile, questo è perdere perdendo anche lo stile. Sì, questo vuol dire mettendoci anche... Non voglio assolutamente parlare della sconfitta in sé per sé, ovvero di perdere l'occasione di avere il pop della vita. Sì. Non voglio parlare assolutamente... Non voglio parlare di quello di perdere in casa. E il karaoke. La WWE tante volte, ma in tutti gli show ci sono i segmenti post fine trasmissione. Nessuno vede niente. Succede di continuo, anzi, credo succeda quasi sempre, specialmente negli house show. Più delle volte, fortunatamente per noi, che non si vedano la... Sì, ma sono cose dove la quarta parete viene rotta, viene... Sì, la kayfabe, le gimmick saltano. La kayfabe a volte va completamente. Si divertono la gente, dai un momento in più, così chi è stato agli eventi rispetto a chi l'ha guardato tramite uno schermo può dire di aver visto qualcosa di più. Ecco, invece di perdere l'odore quando si fa sera. Fantastico. Quando Tyson Fury viene a romperti le scatole. Magari quando faranno uno show a San Siro, magari in Italia. Lucia San Siro. E qui era un giorno, lotterà a San Siro, perderà un incontro e inizierà a cantare Lucia San Siro. Adesso non so a chi era. Oppure se perderà a San Siro, canteranno l'inno dell'Inter. Non so a chi era, a che squadra tenga. non lo so, non ho idea. Comunque è qualcosa di allucinante. Come fai a mettere a lasciare in onda questa cosa e finire così? Ma la domanda io la faccio: il perché effettivamente, ma poi perché American Pie? Cioè, che c'entra American Pie? Cioè, cosa ha qualche significato particolare per gli scozzesi? Io ricordo che era una canzone famosa di Madonna, il testo adesso non lo ricordo. Cosa c'entra? Perché effettivamente non cantare God Save the Queen? Allora, la battuta di God Save the Queen sarebbe stata... Canti God Save the Queen dopo due giorni... Sì, purtroppo sì, sarebbe stato molto... qualcuno qua di American Pie, qualcuno ricorda il film, che comunque molto meglio di quello che abbiamo visto in quel momento, diciamo. Cioè, canta Wonderful degli Oasis, canta una canzone, come dire, davvero... Cioè, quando ha cantato The Low Back in Anger, è successo già che... È successo che ieri sono andato a fare il mio solito giro a Rimini e chiaramente noi abbiamo un'ora di macchina dal mio paesino e c'eravamo io e un mio amico che lui sta imparando a fare il DJ, sta cercando di imparare il mestiere e mi ha messo un mashup dove c'era Don't Look Back, non so neanche il nome perché non è il mio genere, in Anger. Don't Look Back in Anger. Io gli ho detto, per favore, toglila. Non ce la faccio più a sentirla, per me è trashissima. Non ce la faccio e poi più. Io ripeto, io non so se l'hanno cantata quando sono andati fuori, diciamo, live, perché io ricordo soltanto American Pie. Paul Dust, pure che io a un certo punto ho spento io tutto. Io ricordo che questa agonia si è fermata con American Pie, poi non la con degli Oasis dopo non ne so, quindi non so se è andata in onda o l'hanno fatta fuori dalle telecamere. Io sono un ricordo però di averla sentita. Io sono convinto che l'abbiamo, fortunatamente l'hanno fatta, no, era meglio
ma io quella degli Oasis che ha senso. Siamo nel Regno Unito, cioè, ma perché American Pie? Cioè, Tyson Fury è un fan di Madonna. No, guarda, non ho idea. Poi il segmento è partito con Fury che arriva lì, non è dire, olè, turn, e questi due fanno un match. Eravamo partiti tutti da quello. E invece niente. Però allora, va fatto, Cheng, noi che comunque nel calcio comunque sappiamo un po' lo sport, va fatto un plauso a Drew McIntyre, cioè uno che perde in casa, perde in modo così brutto perché perde per un'interferenza, alla fine finisce, la prende sportivamente e canta una canzone con Tyson Fury per dire, è uno che sa accettare bene la sconfitta, cioè uno che sa, come dire, sa metabolizzare, to look back in Cheng. Fantastico, penso il commento della serata. Ma io allora io fossi stato in quel momento, it's not today. Io Drew McIntyre, io Tyson Fury l'avrei fatto volare. Io Tyson Fury, vedete questi qua su cima, ecco, l'avrei fatto volare qui tra le grondaie. Cioè Drew che è un cagnolino, un cucciolo. Cioè ha perso, sì, cantava una canzone. Io andavo a prendere lo spadone, gliel'avrei staccato, guarda. E poi è stato, allora, Clash at the Castle è stato un bel evento, io l'ho visto, mi è piaciuto tantissimo. Sarà stata anche l'atmosfera e l'enfasi del pubblico europeo. Questo spot ha dato mezzo punto in meno all'intero pay-per-view, che ha permesso la notte One di WrestleMania di scavalcare, di vincere il mio ma mezzo punto in meno sei stato anche abbastanza, come dire, di manica larga, perché io ho dato almeno uno o due punti in meno, perché va troppo io ho un sistema di voti molto strano, però ragazzi, il finale è forse la cosa più importante di un evento. Sì, assolutamente. Parlo sempre. Io ho rivisto WrestleMania 28, che non è tanto. WrestleMania 28 ha una prima ora che è allucinante, per quanto brutta. Poi. Vabbè. Al contrario, WrestleMania 34, così. Sì, ma allora io lo cito sempre perché purtroppo è, col senno di poi è brutto, ma ragazzi, WrestleMania 20 che si chiude con l'abbraccio di Benoit e di Guerrero, entrambi che escono vincitori, è fantastico. Purtroppo adesso la vedi con tanta tristezza, nostalgia, e anche un po' ti si rovina, però comunque ricordate estremamente bene. Sì, perché quello è il top, erano i più amati. WrestleMania 30? Sì, anche. Revolution dell'Elite? Sì. Nel senso, capiamoci. Beh, il contraltare, se voi quando vi diranno Barbed Wire Match Explosion, voi cosa pensate a quello? Sì, e quando penseranno a Clash of the Castle, tu penserai, provata, che bello, però che merda di segmento alla fine. Cioè adesso pensi all'entrata di Drew McIntyre con l'intro della vecchia theme song, a un'arena che canta, tutti quanti cantano Metalingus a squarciagola, cosa che non succede magari spesso invece a Raw. Mi ricorderò sempre, mamma mia che evento fantastico, guarda, una roba storica dei tempi di SummerSlam del 92 in uno stadio nelle isole britanniche, una roba clamorosa. Per quel finale, sì. il finale proprio del match, perché secondo me potevano anche gestirla senza questa interferenza, questa cosa, dare un po' più di epicità anche allo scontro, però peccato perché è uno degli eventi secondo me migliori della WWE quest'anno. Io ho visto i pay-per-view, li ho visti tutti gli show, e sono mesi che sto cominciando con la regolamenta, io li ho visti tutti, e secondo me, visto anche l'obbrobrio di appunto della Chamber, della Royal Rumble, eccetera eccetera, Clash at the Castle è stato un ottimo evento, ha fatto tanto. C'è l'atmosfera, la media è 1.5, ma perché sì. C'è chi lo mette primo, c'è chi lo mette secondo. Cioè, se la gioca con WrestleMania notte 1, tendo sempre a specificare. Cioè, Sheamus Gunther, anche lì il carico della faida, entrambi europei. Sheamus Gunther, bellissimo.
Sì, al, io ragazzi, anche lì, Sheamus Gunther, stesso concetto dei pay per view, metto primo Sheamus Gunther che l'Hell in a Cell con Cody demolito e Seth. Nonostante io sia uno che preferisca la storyline. Stranissimo, sì, che preferisco invece le mazzate. Io sarei andato avanti a vedere questi due che si mazzolavano dal mattino alla sera. Qui mezzo citava WrestleMania 20, sì. Sì, lì per esempio esce molto bella. Sta parlando di stupida solo eliminazione. Però l'eliminazione di Goldberg è la Rumble prima. Lì di WrestleMania 20 la cosa brutta fu il match tra Goldberg e Lesnar, che tutti quanti, io ricordo, lo aspettavamo. Appena Goldberg arrivò in WWE volevamo vederlo contro Lesnar, però entrambi erano in scadenza, entrambi erano scazzati, entrambi si erano rotti le scatole e fecero un match bruttissimo. Lì Stone Cold cercò di salvare la situazione e lì tutti delusi, cioè Lesnar voleva addirittura in NFL, Goldberg si era rotto subito le scatole, però WrestleMania 20 fantastico. Tranquilli che prima o poi qui sul Talking vi porto anche quel match, che non è un match, è uno sguardo lunghissimo, è una noia clamorosa, uno dei primi video che ho fatto sul canale. È anche invecchiato male perché erano i primi, ormai c'hanno 4 anni e mezzo quei video, però è una serie di sguardi infiniti. Vabbè, ci sta. Allora, io adoro, io l'ho detto anche in live, adoro Maxis Awesome. È ovvio che di tutti, se prendi tutti, anche forse le prime live che ho fatto io su The All About Elite, miglioriamo, cioè, cresciamo, maturiamo, cerchiamo di crescere. Cambia le running gag, le grafiche, cambia tutto. Cioè, penso di qualunque influencer, vlogger, prendi i primi lavori, le prime live, i primi video, dirà mamma mia che differenza. Anzi, è bello vedere dire che differenza, che vuol dire che sei cresciuto nel mondo. Sì, sì. Ci sta. Mi fa paura che quel video abbia 714 visual. Sì. Anche la Rumble 2004 molto bella, forse una delle più belle, perché lì all'epoca cominciava anche a nascere un po' la rivalità SmackDown e Raw. Alla fine rimasero 4 atleti di SmackDown gli ultimi 4, e ricordo infatti che Bischoff cominciò a mazzolare un po' il suo locker room, e poi si arrivò a Survivor Series proprio con SmackDown contro Raw, lì che era davvero una bella faida, perché all'epoca era difficile che uno di Raw andasse a SmackDown o meno, quindi quando si arrivava a WrestleMania e vedevi i match intergender, anche i match intergender che c'erano a WrestleMania, erano eventi storici. Interbrand, perché succedeva poco, anche per esempio chi non aveva ancora Sky, quindi poteva vedere Raw, poteva vedere solo SmackDown. Vedere Stone Cold che arrivava a SmackDown o Goldberg a SmackDown all'epoca faceva... cioè era fantastico. Batista che andò a SmackDown a rompere la macchina di JBL. Era molto meno frequente che saltassero i brand. Quindi anche WrestleMania era bello perché c'era sempre un match interbrand. Kurt Angle contro Shawn Michaels dell'anno dopo. Forse uno dei momenti più belli del non voglio fare il boomer del wrestling, ma quelli erano bei tempi. Guarda, considera che io non di quel periodo so davvero pochissimo, perché io non lo guardavo all'epoca. Io ho guardato solo un piccolo periodo bruttissimo, cioè non so come facevo all'epoca a guardarlo. Proprio la PG era quella brutta 2010-2011. Mi ricordo che ho smesso al debutto dello Shield, ho smesso, sì, che schiantarono Ryback sul tavolo dei commentatori, sì, e poi ho ripreso a TLC 2014, mi ricordo, uno dei miei primi ricordi è Wyatt che fa esplodere un televisore in faccia. Ma guarda, lo ha citato Maxi Sosom in una Wrestle Trivia, che io feci le domande, una domanda era su Edge, che contro quale general manager si era rivoltato, era l'anonimo general manager nel 2010, e lui disse: come abbiamo fatto a sopravvivere a quel periodo
2010-2011 uno dei più bassi della WWE. Ripeto, si è risollevata secondo me un po' dopo con CM Punk campione, perché lì la pipe bomb, lì c'è stato un bel kick, belle fight, belle storyline, uno degli unici periodi decenti di Alberto Del Rio comunque. Poi per il resto, poi dopo. Sì, sì, cioè, era un periodo dato. Infatti, quando mi dicono: ah, ma come fai a vedere adesso? Perché come ti fa a pensare ancora alla WWE? Ragazzi, a me attualmente piace. Poi adesso no, adesso il livello, ragazzi. Adesso il livello con il complice la Bloodline, questa storyline, che forse è una delle migliori degli ultimi anni. Però fino al 2009, che si è chiuso il Reign of Terror di Triple H, che lì è il bello della WWE, che sono racchiusi in ere, c'è cioè la Attitude Era, Ruthless Aggression, Reign of Terror fino al 2009 di Triple H, 2010 c'è stato un decadimento, poi con la Summer of Punk c'è stato un altro, poi 2014 è arrivato Brock Lesnar in ritorno, c'è stato va a periodi, diciamo, e passa cosa guardato. Per me l'anno migliore è stato il 2016, ma perché io mi ero appassionato tanto allo SmackDown del brand split, AJ, sì, AJ contro, cioè io ho adorato anche quelle stupidaggini di Ellsworth, sì, le adorate. Poi l'anno dopo è andato tutto male. Sì. È arrivato Jinder Mahal, però continua a dire che andò tutto. No, vabbè. Jinder Mahal campione, come quando... No, vabbè, per carità, Sheamus quando diventò campione, che fu una cosa, diciamo, inaspettata, almeno Sheamus aveva, cioè, Jinder Mahal, non si può. Cioè, l'albo d'oro Jinder Mahal... Se vuoi scoprire il perché io marchi Jinder Mahal, c'è un bel video sul mio canale, chiamato Fuori Tema, okay, scritto Maraja, e c'è tutta la storia del perché e come io ho iniziato a marcare Jinder Mahal, è tutto spiegato. Io sappi, sono curioso... Non andrò a vedere. Di Mozzaroli. Niente, abbiamo passato le due ore, direi che siamo andati anche belli lunghini, perché alla fine abbiamo fatto questo excursus sulle Rumble, Goldberg, un po' della Ruthless. Dopo Clash of the Castle dovevamo chiudere in bellezza, non potevamo chiudere con quello. Dovevamo chiudere in bellezza, ricordando cose belle del passato. Infatti, quindi, in chat c'è qualcuno che ti fa Jinder Mahal, comunque Chris Cyan è dalla tua parte, quindi diciamo salutiamo anche perché la mia voce sta definitivamente andando, stiamo perdendo, quindi stiamo perdendo. Io Max ti ringrazio per essere venuto a darmi una mano a fare praticamente metà lavoro, il 50% di questa live. È stato un piacere, anche se si parlava di cose brutte, è stato piacevole, è stato molto bello. Il lavoro sporco, ma qualcuno dovrà pur farlo. Tutti parlano delle cose belle, parliamo delle cose brutte. Sì. Facile parlare delle cose belle, facile. Penso io che ci ho fondato una carriera su YouTube sulle cose brutte. E che ormai la gente quando vede le cose brutte mi tagga su Instagram, mi dice: Cenghe, ho pensato a te dopo che ho visto questo boccia. Boccia mania. I video di Bucciamegna o di Promo Giù, ma perché? Perché è più divertente guardare... Te non lo sai, ma molti mi chiamano il Bucciamegna italiano, per quanto io non sono il Bucciamegna italiano. Io preferisco Promo Giù, che è molto più sintetico, molto più simpatico i suoi video, quindi andate a guardare anche Promo Giù. Bucciamegna... WTF anche... moment de Cultaholic, cosa più simile che puoi trovare a me, è la cosa più simile. Bello. Vi ricordo gli appuntamenti per i prossimi giorni. Domani mi ritroverete sempre, se sono salvo, con sta voce che non ce la posso più riprenderla, e alle 15:30 con Saito Slam, dove parleremo della settimana della WWE, mentre con me con Talking Peace, come detto ad inizio live, lo ripeto per chi non c'era all'inizio, probabilmente lunedì prossimo ci sono di nuovo io, dove faremo una serata pre-Royal Rumble, perché sarò la prima, sì, sarò la seconda diretta, credo, che sento delle voci da là che mi disturbano, che non c'è il saremo nella settimana della Royal Rumble, dunque perché non c'è il WrestleTrivia, ragazzi, purtroppo non c'è il WrestleTrivia, siamo costretti a saltare. Perché? Spieghiamo, perché Maxi Sossom è un po' come Roman Reigns, decide di
ovviamente di mettere in palio il titolo solo nei grandi eventi, nelle grandi occasioni. Quindi per questo c'è. Noi ci vediamo giovedì, ragazzi, invece, per chi segue l'Olette Wrestling. Non sappiamo ancora, non so ancora l'orario, se torniamo alle 21 alle 19, perché io sono uno molto democratico, lascio decidere spesso ai miei ospiti, quindi cerco sempre di dare molta flessibilità, però lo saprete quanto prima. Posto. Detto ciò, comunque rimanete sintonizzati sui canali nostri e controllate bene sui nostri social. Vabbè, che comunque una volta ogni due mesi, considerando che ci alterniamo, è una volta ogni due mesi il trivia. No, sì, no, però penso che la battuta fosse per ci sta il paragone con Roman Reigns, ragazzi, Maxi Awesome, quindi alziamo le mani. No, anche su facciamo... cose, per esempio oggi credo sia in live da 12 ore, perché c'è... Aveva, giustamente, ragazzi, entriamo nel periodo della Royal Rumble, lui deve lui lavorare. Lui sta, credo, riguardando tutte le Rumble dalla prima all'ultima. Ha fatto già un bel video sulle eliminazioni, poi quindi è uno che davvero ci mette il cuore e l'anima. Folle, io non so come faccia a sapere tutte quelle cose. Per me lui guarda tutto il giorno. Non so come faccia. Niente. Max, ti ringrazio un'altra volta. Ringrazio tutti quelli in chat che sono venuti a farci compagnia questa sera, che hanno scelto noi per passare questa serata. Sì, magari Max lo facciamo la prossima volta dopo una vittoria. Sì, a breve. Speriamo che ce ne sia una. Speriamo. Tocca che vieni con me a San Siro, che io ormai vado su abbastanza spesso. Ci vediamo a San Siro. Ci vediamo su. Niente, ragazzi, buonanotte a tutti. Vabbè, un santino fa sempre bene per chiudere. Anche se uomini forti, destini forti, uomini deboli, destini deboli. E perché tu l'ha detto mica che c'era Jinder Mahal? A te voglio capire. Ma adesso Jinder Mahal è andato ad NXT. NXT forti, Jinder forti, Virman forti, tutto forte. Voglio vedere a te a Roman Reigns senza Jinder Mahal. Notte.